Buongiorno a tutti, sono Benedetto Vitiello dell'Università di Torino, neuropsichiatria del Regina Margherita e benvenuti a questo webinar che affronta uno dei problemi più importanti che abbiamo in neuropsichiatria, che è quello dell'assicurare una continuità terapeutica tra l'ospedale e il territorio, soprattutto per i ragazzi che hanno la psicopatologia più acuta, più grave, più a rischio e quindi richiedono un'ospedalizzazione e poi un graduale rientro nella propria, nel proprio territorio. Vorrei intanto ringraziare per essere qui un sabato mattina, il progetto è molto importante però, e darei la parola innanzitutto al dottor Giovanni Lavalla che ringrazio per l'appoggio che l'azienda ha sempre dato a questo progetto. Grazie, grazie mille, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questa bella opportunità e l'invito che ho colto immediatamente quando insomma c'era la progettualità di questo bel webinar, di questo convegno. Ormai siamo abituati tutti a questi convegni a distanza che però insomma ci avvicinano sempre comunque. Un bel convegno, un bel webinar che punta molto sulla interazione, integrazione interistituzionale, quindi quando parlo interistituzionale parlo di Servizio Internazionale e Università, quindi Comitò, soprattutto Città della Salute, che azienda ospedale universitaria, l'interazione diciamo è quotidiana, forse un po' meno con col territorio e quindi con dove comunque ci sono aree formative, quindi interistituzionale per questo. Poi interaziendale, perché tra le aziende c'è una grande interazione con il dottor Picco, che saluto, che vedo insieme al dottor Pirro. Abbiamo cominciato un percorso in questo anno insieme di grande interazione lavorativa e stiamo condividendo insieme progettualità importanti, non soltanto legate all'emergenza Covid, anzi, devo dire che l'emergenza Covid ha accelerato una serie di percorsi di integrazione e di interazione. Oggi è un convegno importante, si parla di neuropsichiatria, si parla di un disagio adolescenziale che sta salendo o probabilmente magari, come gli esperti, magari viene riconosciuta in maniera magari più precoce rispetto a quello che poteva essere al passato, però ecco, questo ponte tra ospedale e territorio vorrei che si trasformasse poi sempre di più in futuro in non più ponte, ma integrazione continua, costante, e soprattutto su questo argomento dove Regina Margherita con il reparto di neuropsichiatria garantisce l'ATO, quindi la gestione della complessità non più alta con il suo reparto di ricovero e dove il territorio possa prendere in carico i pazienti completamente insomma, con quella che è la possibilità poi di accogliere i giovani, i piccoli pazienti che hanno problematiche insomma, importanti. Quindi porto un saluto a nome di Città della Salute Scienze di Torino, quindi a tutti i partecipanti. Mi fermo, se no andrei avanti, perché poi si perde un po' il concetto del tempo quando si è in webinar, quindi ringrazio molto per l'invito e auguro a tutti una buona giornata di lavoro, insomma, che sia produttiva e sia foriera di interazioni ancora più ampie per il prossimo futuro. Grazie mille a tutti. Grazie a lei, dottor Lavalle, grazie per essere qui, soprattutto con tutti gli impegni che ha nel sabato mattina. Messaggio recepito dell'importanza di questo progetto. Vorrei ora chiedere al dottor Picco, che è direttore dell'ASLA Città di Torino, di aggiungere i suoi commenti introduttivi. Certamente, l'amico Giovanni ha già delineato un po' quello che è il quadro di collaborazione che abbiamo instaurato nella nostra gestione tra, diciamo, una realtà territoriale con delle importanti ripercussioni ospedaliere, ma comunque territoriale e un hub come quello dell'universitario, come quello della Città della Salute. Questo contesto poi è paradigmatico addirittura di una collaborazione a tutto campo, cioè è veramente un'icona di una collaborazione che va al di là della sanità, ma che trova un'interazione con il Comune di Torino, con investitori privati, con il volontariato. Quindi è una di quelle rare situazioni dove veramente ci si muove a tutto campo per integrare tutta una serie di servizi a favore di una situazione di disagio psicosociale,
dei minori che è sempre ingravescente in questi ultimi anni. Su questo forse meriterebbe anche fare una riflessione con l'amico Orazio Piro, ogni tanto ci lasciamo andare a queste riflessioni, cioè su perché questa società si trascini dietro tanto disagio e non solo in un periodo così di crisi economica come quella che abbiamo attraversato negli ultimissimi anni, ma anche in fasi economiche ben più floride. E forse su questo bisognerebbe essere anche propositivi rispetto a una riflessione sociale: se una società troppo incentrata sui diritti dell'adulto e poco su quelli del bambino sia una società che ci dà poi risposte efficaci. Però per adesso concentriamoci su questo, che è un progetto molto bello e che sicuramente l'ASL sosterrà. Grazie. Grazie, dottor Picco. Chiedo ora alla dottoressa Merana, che è dirigente dell'area politiche sociali nella città di Torino, di aggiungere i suoi saluti e commenti. Allora chiedo alla dottoressa Paola Damiani, se è qui in linea, di aggiungere i suoi commenti e saluti. Rubo assolutamente tempo, però ci tengo a portare i saluti del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, il dottor Fabrizio Mante, e la direttrice quarto, la dottoressa Pierangela Dagna, che si scusano per non poter essere presenti, ma impegnati in appunto attività concomitanti, potete immaginare il periodo critico per l'Ufficio Scolastico Regionale. Ci tenevano comunque a rappresentare la loro vicinanza e l'attenzione dell'Ufficio Scolastico al tema in oggetto e soprattutto a tutte le persone che si impegnano quotidianamente per cercare di portare avanti queste progettualità. Ringrazio il professor Vitiello, ringrazio la dottoressa Nichini e tutti i partecipanti per questa occasione ampio di confronto, di collaborazione che portiamo avanti da anni come ufficio scolastico con molti dei partecipanti, con la dottoressa Nichini, il dottor Piro, e ringraziare anche e soprattutto tutti i dirigenti e i docenti sia degli ambiti territoriali, sia delle scuole, le scuole con sezione ospedaliera, ma anche tutte le scuole che ogni giorno veramente compiono dei grandi piccoli miracoli. Alcune azioni a volte non sono neanche, come dire, a una dimensione istituzionale di progettualità sistematizzata, però vi garantisco che c'è veramente un impegno, un'attenzione continua e costante per cercare di fronteggiare, a volte anche inventandosi delle soluzioni, delle situazioni veramente inattese, infatti, perché con la passione proprio ogni giorno si cerca di portare avanti quello che è la salute, il benessere e l'inclusione di tutti i nostri bambini e ragazzi. Quindi grazie ancora e scusate per il disagio iniziale. Buon lavoro. E la dottoressa Tecla Riverso dell'ufficio scolastico mi ha mandato un messaggio dicendo che per motivi di lavoro non può essere presente, ma manda i suoi saluti. Quindi vorrei chiedere adesso a Enrica Baricco, che è la presidente dell'associazione Casa Oz e ideatrice del progetto Casa Oz, di introdurre il convegno dal suo punto di vista. Enrica? Eccomi, non so se mi sentite. Eccomi. Benissimo, forte e chiara. Benissimo, grazie dottor Vitiello. Beh, intanto grazie a voi di essere qui, grazie veramente a tutti. Sono ormai 13 anni che Casa Oz esiste e sono ormai 11 che il progetto Ponte esiste. Dal primo pensiero eravamo ancora in via Giordano Bruno e mi ricordo insieme ad Anna Rosa, insieme ad altri amici che in quel momento sostenevano il progetto di Casa Oz, mi ricordo il primo incontro con la neuropsichiatria dell'ospedale Regina Margherita, in cui venne fuori l'idea di questa relazione tra l'ospedale e il territorio. Casa Oz ha aperto le porte anni fa, in parte pensando di rivolgersi a ragazzi malati, a tenere molto largo il bacino di utenza per riuscire a leggere sul territorio quali fossero le necessità e a trovare via via nei propri anni, nel proprio percorso, delle risposte. Questa è una risposta a cui teniamo molto, che è stata costruita insieme
io credo molto, e noi tutti a Casa Oz, sui percorsi di rete, e quindi vedere qua un soggetto come l'ASL, l'ospedale, diverse, una cooperativa Mirafiori, Casa Oz, che lavorano insieme per il benessere di questi ragazzi, mi sembra molto molto interessante. Grazie alla tenacia di tutti per essere arrivati fino qui, perché non è stato sempre facile. E un progetto come quello di Casa Oz, anche su più versanti, che deve essere sempre un po' collaudato e regolato nel tempo, però noi abbiamo visto con i nostri occhi, insieme a Antonella Michini, insieme a Luca Cordari, insieme agli altri di Casa Oz, veramente io mi ricordo dei ragazzi cambiati da quando hanno oltrepassato la porta di Casa Oz a quando pochi mesi dopo li vedevamo comunque essere lì presenti nelle varie attività che venivano organizzate. Ecco, il territorio deve dare una risposta, deve essere un sostegno a quelle che sono le attività delle altre istituzioni presenti sul territorio. Questo è quello che noi vogliamo che avvenga, e questo pensiamo sia importante continuare a costruire con l'aiuto di tutti voi, con anche la Compagnia di San Paolo, che ha creduto fin dall'inizio a questa scommessa. E l'ultima cosa che voglio aggiungere è che come Casa Oz ci siamo sempre posti il problema, e ci sembra molto serio farlo, anche se ci brucia molte risorse, molto tempo, la misurazione dell'impatto che si genera coi progetti. Quindi sono ancora più contenta oggi di essere qui. L'altro anno, 2 anni fa, l'abbiamo fatto sulle residenze di Casa Oz, questa misurazione. Il sogno è quello di farlo su tutto il servizio che abbiamo in piedi. E sono molto contenta che oggi si arrivi qui con l'aiuto anche del dottor De Vigili, con Davide Roccati di Casa Oz, che ci ha lavorato assiduamente insieme a tutti noi, perché andare a dire, andare a cercare di misurare quello che succede in questi progetti è anche un ritorno. Lo pensiamo per chi ci investe, lo pensiamo per chi ci deve andare avanti a pensarci, quindi a costruire, a progettare per il benessere di queste persone. Quindi credo che anche questo sia un passo interessante e importante, quello di oggi, della misurazione attraverso lo SROI. Quindi grazie veramente a tutti, e diamo il via a questa giornata. Dottoressa Sica? Non so se è in linea, la vedo e lo sento, adesso lo sento. Benvenuta, prego. Grazie, buongiorno. Grazie, dottor Vitiello. Grazie a tutti e a tutti. E grazie agli organizzatori per questo webinar. Noi siamo, come compagnia, Fondazione Compagnia di San Paolo, molto onorati e anche interessati a partecipare a questo momento di riflessione. Come è già stato detto, la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene questo progetto, per noi importante, fin dalla sua nascita, e lo sostiene, e devo dire, con grande soddisfazione, per 3 principali motivi. Il primo è sicuramente la qualità dell'accompagnamento offerto ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani coinvolti in questo progetto, che vengono per l'appunto accompagnati sia nel momento in cui la loro fragilità, i loro dubbi, la loro condizione è più acuta, sia soprattutto quando vengono poi accompagnati nella fase di inclusione e di riattivazione dei loro percorsi di vita. Riteniamo che la qualità del servizio, come è stato detto, multidimensionale, integrato, offerto da diverse istituzioni, sia particolarmente elevata, e siamo particolarmente interessati anche alla capacità di questo gruppo di istituzioni e enti di riuscire a intercettare e agganciare poi accompagnare questo fenomeno, quello del disagio mentale in età giovanile, se volete particolarmente odioso, particolarmente preoccupante, soprattutto per le dimensioni crescenti che sta assumendo, e sicuramente, come ha già detto il dottor Picco, deve diventare oggetto di maggiore riflessione, discussione, dibattito e programmazione da parte di tutti, perché è uno dei mali crescenti, preoccupantemente crescenti della nostra società.
Il secondo motivo per cui sosteniamo con piacere questo progetto è la capacità di aggregare istituzioni, enti diversi, istituzioni pubbliche, universitarie, l'ASL, gli ospedali, le scuole, ma anche istituzioni del terzo settore, istituzioni come Casa Oz, come la cooperativa Mirafiori e anche con la collaborazione e la partecipazione allargata di sempre più soggetti, anche del mondo culturale, del mondo artistico. È esattamente la risposta che pensiamo sia efficace di un territorio rispetto a percorsi di accompagnamento alla traiettoria di vita di persone particolarmente importanti come per l'appunto i giovani. E infine il terzo motivo per cui apprezziamo questo progetto è la sua capacità di migliorarsi e di cambiare per dare risposte sempre più efficaci ai fenomeni che affronta, e riteniamo che anche questo esercizio dello SROI, dell'analisi dello SROI, sia per l'appunto l'occasione per rivedersi, riflettere, capire quali sono gli effetti e, cosa ancora più importante, quali sono i cambiamenti che questo progetto può apportare. E chiudo qui ringraziando tutti e dicendo come diciamo esperienza personale fatta in questo progetto che penso che il migliore cambiamento che si possa vedere è il cambiamento che ho avuto l'onore e il piacere di vedere in diverse occasioni nelle ragazze e nei ragazzi che ho incontrato e che sono stati coinvolti nel progetto. Sono i loro occhi, la loro energia, la loro voglia di avere una nuova traiettoria di vita con appunto maggiore forza e maggiore consapevolezza di sé. Quindi ringrazio tutti, rimaniamo collegati e molto interessati al dibattito che si svilupperà. Grazie. Grazie e grazie per aver sottolineato l'importanza della valutazione. E con queste introduzioni inizierei senz'altro con la prima presentazione del progetto Ponte tra ospedale e territorio, un laboratorio di sinergie interistituzionali, una presentazione che la dottoressa Antonella Nicchini e il dottor Orazio Pirro ci daranno adesso. La dottoressa Nicchini non ha bisogno di introduzioni, penso la conoscete tutti, è una neuropsichiatra, una dirigente medico della Regina Margherita e è la coordinatrice dei servizi di Day Hospital nel servizio di neuropsichiatria e quindi ha una grandissima esperienza proprio nel passaggio tra l'ospedale e dei livelli di cura meno intensi ma sempre molto continuativi. Il dottor Pirro è direttore del Dipartimento Materno-Infantile all'ASL Città di Torino ed è anche il segretario regionale della SIMPIA, che è l'Associazione Nazionale dei Neuropsichiatri Infantili. Quindi Antonella e Orazio, a voi lo schermo. Vi ringrazio e appunto volevo ringraziare tutti i rappresentanti delle istituzioni che sono qui oggi e dicevo che li ringrazio doppiamente, perché sappiamo come questa emergenza sanitaria attraversa tutte le istituzioni qui presenti che comunque sono qua, e questo testimonia il valore della interistituzionalità, che credo questa parola ci accompagnerà questa mattina. Ringrazio tutti i relatori e tutti i partecipanti dell'equipe multidisciplinare, no? Che è l'altra parola chiave di questa progettualità. Ringrazio l'università, gli specializzandi di neuropsichiatria infantile, il professor Vitiello, non cito tutti i rappresentanti dell'equipe multidisciplinare, ma ce li abbiamo nel cuore, insomma. Io qui vorrei dire che rappresento il lavoro di molti e quindi citarli tutti è impossibile, ma almeno dire che il ponte è incardinato dentro le istituzioni e questa è la sua forza. Quindi sono a rappresentare il lavoro in questa area di integrazione.
Ho rappresentato qua in particolar modo, ringraziamo comunque la compagnia, la Fondazione Compagnia di San Paolo che davvero ha avviato il progetto, ma soprattutto devo dire l'ha sostenuto nel suo sviluppo e accompagnato passo passo, sono sempre stati presenti nei momenti salienti del progetto. Ringrazio quindi moltissimo proprio le istituzioni che hanno accolto questo spazio anche di creatività, una creatività dentro il sistema pubblico in collaborazione col privato sociale, quindi un grazie di cuore a tutti. Ho messo qua la foto del Ponte Balbis che concretamente collega l'ospedale, il territorio e Casoz, perché con la sua solidità in qualche modo sia di buon auspicio, no? Che anche il nostro progetto possa essere sufficientemente solido da resistere anche a questa intemperie che si sta attraversando. Veniamo subito nel merito della nostra questione, non mi addentrerò, questi dati sono usciti anche sui comunicati stampa, abbiamo proprio un'emergenza urgenza in preadolescenza con un abbassamento dell'età di esordio, è già stato detto. La diapositiva seguente direi che si commenta da sola, un grosso dilagare del male di vivere, dell'autolesionismo e dei tentativi di suicidio, 7 nel 2009 e 35 nel 2020 non ancora concluso, con dei dati che la Tazza Blu con cui collaboriamo ha raccolto anche rispetto ai suicidi effettivi, quelli andati a buon fine, sono 10 in questi ultimi due anni. Nel day hospital psichiatrico l'ideazione è passata dal 10% all'80% dei ragazzi presi in carico. E che cosa sta succedendo? Il tentativo di suicidio si dice una patologia mista, biopsicosociali le sue ragioni, ma in due parole questa immagine molto eloquente ci rappresenta il vissuto degli adolescenti, di molti adolescenti che incontriamo. In una seduta di gruppo dei ragazzi ci hanno detto: noi ci sentiamo inconsistenti. E se Winnicott, uno psicanalista, quindi dell'età evolutiva, ci dice che per sentirsi vivi occorre sentirsi reali, ecco dunque come noi possiamo comprendere meglio questo sentimento di mancanza di vitalità. Gli apporti delle neuroscienze sociali anche sono importanti e ci dicono come i sentimenti di esclusione sociale, il cyberbullismo, il dilagare, ci dice come questo è fondamentale in questo periodo e che portano davvero a un incremento dell'ideazione suicidaria. Adolescenti in bilico dunque, come quelli che abbiamo rappresentato in questa un po' che è diventata la nostra immagine del progetto, in bilico per la psicopatologia grave e complessa, perché i ragazzi di cui parliamo qua sono ragazzi con una psicopatologia molto grave che hanno avuto bisogno di un ricovero e si trovano su questo passaggio difficile, passaggio ulteriormente difficile perché l'adolescenza stessa significa stare in bilico. Noi non possiamo toglierli da quel filo, ma possiamo rendere più facile e semplice questo approdo, dargli sicurezza per raggiungere l'approdo al di là. E quindi il nostro progetto ce lo siamo un po' rappresentato con questa esplosione di vitalità con cui cerchiamo di combattere l'esplosione dell'emergenza. Dirò tre punti rispetto a questo progetto, il suo modello, il bilancio e come si è riorganizzato nella pandemia. Questi sono i partner, tutti sono coinvolti nella coprogettazione alla neuropsichiatria all'interno dell'azienda ospedaliera delle Molinette, quindi di Città della Salute, spetta la supervisione del progetto e l'assistenza degli adolescenti, all'ASL l'assistenza degli adolescenti e la coprogettazione che riguarda tutti, Casoz è sede delle attività e anche gli educatori collaborano ai progetti educativi. La cooperativa Mirafiore mette a disposizione gli educatori che conducono i laboratori e la scuola ospedaliera i docenti che accompagnano i ragazzi nelle attività didattiche. Ma altre rilevanti collaborazioni riguardano le reti artistiche, parliamo di laboratori a mediazione artistica, in particolare importantissima il protocollo e la convenzione che abbiamo fatto col Museo del Cinema, le collaborazioni con gli uffici scolastici, con gli artisti e la Tazza Blu che abbiamo citato prima, Associazione per la Prevenzione del Suicidio.
Abbiamo stilato un protocollo d'intesa nel 2017 tra scuola, sanità, quindi tutti i partner e gli uffici scolastici, e che ci ha portato a progettare importanti interventi nelle scuole. Ecco qua il nostro progetto con le sue arcate, che sono i suoi pilastri, al centro il concetto di casa che lo rende flessibile e innovativo, ne parlerà poi Marco Canta, e vediamo meglio gli altri punti del progetto che in qualche modo abbiamo chiamato Bringing the Gap, cioè in pratica un termine che arriva dall'architettura, ma che in qualche modo è rappresentato anche da questa immagine, no? Le formiche hanno una grossa identità di gruppo e laddove c'è una faglia si organizzano per creare un passaggio. E come si crea questo passaggio? Attraverso tutti i punti che vedete qua e che credo riprenderà il dottor Pirro. Interistituzionalità dunque, continuità di cura e un concetto base che è quello di normalità e resilienza. Cosa significa? Significa che noi immaginiamo di curare, di sostenere le parti sane dei ragazzi perché così possano in qualche modo, tra virgolette, contagiare le aree sofferenti di cui comunque ci occupiamo. Offriamo ai ragazzi normalità, una casa, una quotidianità che cura, dei laboratori, socialità, ma alle spalle una forte integrazione tra l'equipe multidisciplinare dell'ospedale e l'equipe del territorio che cercano di far convergere la loro direzione di cura. E questo alleggerisce i ragazzi se le istituzioni si parlano. Andiamo avanti con il nostro modello di rete. È un modello che comprende nodi e connessione, ma non è un modello organizzativo. È un setting allargato, è un laboratorio di pensiero che si avvale di gruppi, infatti la parola nodo significa gruppo, gruppi che sono quelli con gli adolescenti, ma tanto e molti quelli di formazione. A orientamento psicodinamico, ci sono gruppi di supervisione, gruppi docenti anche nelle scuole e il gruppo interistituzionale. Due parole al volo, è un gruppo che comprende operatori sociali della sanità e della scuola e che questo gruppo è nato in ospedale ma poi si è spostato, ha emigrato anche con alcuni incontri in ASL e adesso ha sede negli uffici scolastici attraverso la commissione Ci Pensiamo. Le connessioni per noi sono le collaborazioni, ma soprattutto questa cultura della cura che si confronta con la cultura, con la comunità educante. E questa circolarità del pensiero e della cura è quello che crea connessione. La metafora della montagna è che un ragazzino sente la cima inarrivabile, ma se c'è un team che lo sostiene, la cima è raggiungibile. I peer educator sono un altro aspetto originale del progetto perché stanno dentro i laboratori insieme ai ragazzi in difficoltà e mettono a disposizione le loro risorse. Quindi un progetto relazionale, e relazionale è il ponte composto da educatori e insegnanti che sono i reali traghetti. Casa Oz appunto ne parlerà e questa ci tenevo solo a mostrare l'immagine. Questi sono tutti i nostri laboratori a mediazione artistica che si sono accresciuti nel tempo. E due parole sul modello dei laboratori. Non parliamo di laboratori occupazionali, ma come un anello all'interno di un percorso di cura che prevede delle elaborazioni a livelli multipli, quindi che è una prosecuzione di tutto quello che si fa nelle stanze della terapia. Solo che il linguaggio artistico spesso è una scorciatoia per rappresentare il mondo interno e anche le parti traumatiche, e che poi spesso non è raro che dopo un laboratorio i ragazzi riescono ad accedere alla psicoterapia o viceversa. Un ponte con la scuola, ne parlerà la professoressa Catenazzo, lascio a lei dire, ma ci tenevo con questa immagine a mostrare come la scuola in ospedale è realmente un ponte per la normalità e che si estende nell'attività a Casa Oz e i magazzini con le sue attività didattiche e un accompagnamento. Questa immagine si commenta da sola, la scuola è un pilastro per la ripresa evolutiva, chi è istruito si dice ha una speranza di vita superiore ai 10 anni di chi non lo è. Ma due parole ancora con un altro aspetto importante di questo progetto, un altro gap, un'altra sfida, il ponte con l'età adulta. Sappiamo che la fase 18-21 è la più delicata, i ragazzi devono ancora conseguire il diploma e questo progetto ci ha dato un po' un tempo, uno spazio per sostenere i ragazzi, per facilitare l'alleanza, ma anche rappresentare una base dove poter ritornare, perché la crescita è andare e tornare.
quindi con i messaggi, le chat, avere ancora un gruppo di appartenenza, un'occasione e un luogo anche di confronto per restare dentro una rete solidale. In una parola, possiamo dire che all'interno di questo progetto i ragazzi hanno implementato la connectedness, la capacità di essere consapevoli dell'importanza, ma anche la disponibilità a mettersi in relazione. Questo è il bilancio dove vedete i più e i meno, più successo formativo, più alleanza terapeutica, più connectedness, più autonomia e ovviamente meno l'aspetto negativo, con meno ingresso nella rete dei NET, minor cronicizzazione, abbattimento delle recidive. Dei nostri 200 adolescenti ci piacerebbe raccontare le storie, qualcuna l'ha trovata sui giornali, ho visto sulla stampa ce n'era una, però qua noi dobbiamo sintetizzare in pochi indici rilevanti. Il 90% dei nostri adolescenti ha conseguito un diploma grazie proprio a questo intreccio che abbiamo detto, di cui sono stati e che è stato messo a disposizione. Possiamo dire quindi che le sinergie generano nuove energie. Questo concetto credo abbia un grande valore in un'epoca in cui effettivamente di energie ce n'è bisogno. Le energie sono molto di più della somma delle loro parti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i ragazzi, dopo che li abbiamo accompagnati, addirittura sono stati in grado di restituire una parte dell'energia che hanno ricevuto e sono diventati aiuto compiti, coanimatori di laboratori per bambini, hanno fatto stage lavorativi nelle reti anche di Casa Oggi e della cooperativa, dato del volontariato sociale, ma anche divenuti essi stessi un attivatore di reti di supporto familiare per i fratelli e anche per i genitori. La pandemia ci ha messo nuove criticità, andrò veloce su questa parte, ma abbiamo parlato di connectedness e forse la pandemia ci misura con quello che vediamo rappresentato mirabilmente in questa immagine. È solo che noi dobbiamo ricordarci di essere per i nostri ragazzi ponti e finestre sulla vita. E così ci siamo immaginati una riorganizzazione delle attività e uno dei laboratori costruiti è stato Passi Sparsi, quindi ci siamo inventati i passi sparsi nei boschi d'autunno all'aria aperta e il laboratorio di fumetto si è spostato online con le sue immagini della rappresentazione del dolore, ma anche di questo bellissimo abbraccio che rappresenta il gruppo come ancora. Laboratorio di cinema ha aperto la Mole per un giorno speciale, la Mole era chiusa e aperta proprio per le registrazioni. Vado verso la conclusione ricordando che in questo tempo di pandemia i progetti nelle scuole non si sono fermati, sia quello per la prevenzione del suicidio che sta comunque per essere concluso dall'Associazione Tassa Blu in collaborazione con tutte le istituzioni e il progetto Oltre la Soglia sul ritiro sociale, per cui insieme alla dottoressa Reynò referente e che ha fatto attivare 5 gruppi nelle scuole. Quindi un ultimo laboratorio sul rapporto uomo-natura è proprio una nuova creazione. A questo punto vado a concludere, vi ricordate l'immagine degli adolescenti con questa identità dispersa, forse questo è il nostro lavoro di ricomporre e la mente adolescente prende forma dunque nella mente del gruppo dei curanti attraverso questo prezioso lavoro di integrazione. E questa è l'immagine finale, è una fotografia del laboratorio di fotografia che forse più di tutti ci rappresenta la resilienza e anche il significato e l'importanza che noi adulti e curanti conserviamo la speranza senza smettere di cercare di offrire per loro dei punti di riferimento. Grazie. Chiedo al dottor Pirro adesso di aggiungere il suo punto di vista. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo anzitutto ringraziare gli organizzatori, un ringraziamento al professor Vitiello, al dottor Lavalle, alla dottoressa Marzia Sica che rappresenta la Compagnia San Paolo, insomma Casa Oggi. Sono qui onorato e insomma molto anche così contento di avere la presenza del mio direttore generale, commissario dottor Carlo Picco. Siamo a Casa Oggi e non è un caso che siamo qui proprio perché si è voluta abbiamo voluto rappresentare fisicamente anche la nostra presenza all'interno di questo luogo, che è un luogo straordinario, un luogo di bellezza che genera altra bellezza, non solo fisica, ma una bellezza dell'animo, una bellezza di pensiero, una circolarità
di emozioni e soprattutto una circolarità anche di pensiero intorno a ciò che possiamo pensare in termini diversi rispetto ai nostri ragazzini sofferenti. Questo lo voglio dire perché non è un dato certo quello di una buona collaborazione anche istituzionale tra l'area ospedaliera con l'area territoriale. Noi l'abbiamo costruita nel tempo con anche delle difficoltà, insieme al Comune di Torino ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito tantissimo e abbiamo soprattutto pensato a cosa potesse essere efficace, ciò che potesse essere anche efficiente ed anche economico. Lo voglio dire perché è possibile coniugare anche nel campo delle scienze psichiatriche questi elementi, questo lessico della coniugare l'efficacia con quella che è la possibilità di generare nuovi ambiti di cura. In che termini? Nei termini che l'elemento principale, si diceva Ponti, che vuol dire continuità tra la dimensione strettamente ospedaliera della fase più brutta, della fase più terribile per questi ragazzini, quella del ricovero ospedaliero, ricordiamo per psicopatologia maggiore, come è già stato detto, quindi al tentativo anticonservativo, all'ideazione suicidiale, al grave disturbo depressivo, alla altre forme gravi che richiedono ricovero. La parte poi più complessa e più difficile è cosa si fa dopo, in che modo possiamo determinare un effettivo collegamento che dia vita e continuità non solo al minore ma anche alla famiglia di appartenenza, con la finalizzazione del minore all'interno della stessa famiglia. Quindi i progetti che abbiamo sviluppato grazie a questo laboratorio di pensiero interistituzionale è proprio costruire un tessuto, quindi superare la dimensione di una singola monade per ciascun senso di appartenenza a ciascuna istituzione, ma un tessuto di continuità. Come lo si è fatto? Attraverso anzitutto un pensiero di attivazione immediata del lavoro di cura ospedale-territorio. Quindi abbiamo per esempio in Piemonte una DGR, la 66 del 2006, la vorrei citare perché da lì siamo partiti, che significa attivarsi in termini rapidissimi la presa in carica nell'arco di 48 ore, quindi è l'ospedale e il territorio che si mette in connessione. Con quale pensiero costruire? Il primo pensiero è cercare di mantenere, come dice la legge 184/83, la permanenza del minore all'interno della famiglia. Questo lo vorrei dire perché è un argomento aperto, un argomento vivace, un argomento su cui discutiamo non solo a livello clinico ma anche a livello politico, a livello sociale. La permanenza del minore all'interno della famiglia è un obiettivo fondamentale, un obiettivo sostanziale, l'obiettivo che l'istituzione ha l'obbligo di cercare in tutti i modi di mantenere, e grazie proprio a questo rapporto di estensione, di collaborazione, di continuità. Poi sostegno alle famiglie vuol dire poi mantenere un rapporto professionale, quindi un rapporto di sostegno e di cura, e soprattutto finalizzare, questo volevo dire, la novità sta nel fatto che non pensiamo a ciò che non è, ma a ciò che può essere del minore, quindi la potenzialità, quello che è il concetto della resilienza. Noi sappiamo che a livello biologico esistono grandi trasformazioni, già a livello cerebrale, di questi minori in età adolescenziale. Sappiamo come alcune funzioni, come ci insegna il professor Vitiello, la corteccia frontale, come dire, è più difficile il controllo emozionale, dobbiamo averlo presente, quindi le funzioni cognitive non sono così sviluppate come nel soggetto adulto rispetto al controllo emozionale. Quindi dobbiamo lavorare su che cosa? Su quelle che sono le potenzialità. I laboratori messi in atto attraverso Casa Ozzo, questo rapporto di collaborazione, l'operatore Mirafiori, mi riferisco a quelli del laboratorio cinema, fumetto, musica, eccetera, hanno messo in evidenza la possibilità per questi ragazzi di dimostrare ciò che non riusciamo facilmente a cogliere. Quindi è poi questo percorso che richiamo di un po' di rinascita ha permesso effettivamente, voi pensate, di raggiungere ciò che è il compito evolutivo fondamentale per minore e adolescente, cioè quello del raggiungimento del compito evolutivo, quello della scuola, diploma piuttosto che altro. Ecco, la formazione è l'elemento fondamentale in termini di inclusione sociale, perché l'unica vera sostanza è liberare questi soggetti dalla dipendenza e dal bisogno, quindi far sì che diventino cittadini autonomi, cittadini in grado di costruire il proprio futuro sulle proprie spalle, sulla competente capacità anche lavorativa. Questa è un po' la visione nuova nel campo delle scienze anche psichiatriche, per cui c'è questo processo di forte integrazione e, come dire, di sviluppo e di prospettiva, la prospettiva verso il futuro.
Allora, anche introdurre questo elemento nuovo dello SDROI, io credo sia una grande rivoluzione anzitutto di tipo culturale, perché introduciamo nella grammatica mentale di noi neuropsichiatri infantili o di chi si occupa nel campo di queste discipline il concetto di misurabilità, il concetto di outcome, il concetto di quella che noi possiamo evitare anche in termini di costi sociosanitari. Questo è un elemento essenziale, iniziamo un percorso quindi nuovo che è finalizzato proprio a misurare in termini di impatto anche economico la riduzione dei costi, ad esempio evitando le recidive di ricovero ospedaliere e poi favorendo quello che viene adesso introdotto come novità a livello mondiale in India, in California, il cosiddetto PIL sociale, cioè non è solo un problema di reddito, non è solo un problema di lavoro, ma anche di istruzione, di inclusione e di conclusione di percorsi lavorativi. Quindi siamo in linea, sembra strano, ma siamo in linea anche con questa evoluzione a livello internazionale di coloro i quali si occupano nel campo di scienze economiche e sociali per cercare di misurare elementi nuovi. E allora diciamo, e mi avvio verso la conclusione, che un laboratorio, i laboratori, questi costruiti insieme con una grande operazione di sinergia interistituzionale che per 11 anni si è mantenuta e credo si sia ulteriormente rafforzata, e questo è già un elemento di novità, non determinando rotture tra istituzioni, ma maggiore conoscenza, maggiore affiancamento, si è sempre di più allargato verso una forma di welfare di tipo trasversale, cioè includendo il terzo settore, includendo il privato sociale, si parlava della peer education, insomma, e luoghi nuovi, luoghi dove non c'è una etichettatura, non c'è un luogo dove è riservato solo a bambini o a ragazzini sofferenti, ma luoghi belli, luoghi che possono mettere insieme le persone anche con spazi, come si diceva, di normalità. Allora io concludo dicendo che questa è un'operazione, questo progetto Ponte è un po' come il mantra di Tintoretto. Tintoretto amava gli spazi e il cielo e lo dipingeva di color rosa, e lui ha cercato in qualche modo di racchiudere in uno spazio limitato ciò che è illimitato. Noi stiamo cercando attraverso questo progetto di racchiudere in uno spazio limitato di rapporti interistituzionali ciò che è illimitato, che è la fiducia, la speranza e il futuro di questi adolescenti. Grazie. Grazie Orazio. Io vorrei adesso dare la parola a Davide Roccati e Danilo De Vigili, che ci parleranno appunto dell'approccio alla valutazione dell'impatto sociale del progetto Ponte come leva di sviluppo. Grazie, buongiorno a tutti. Come si diceva precedentemente, il progetto Ponte è un progetto più che decennale. E in questo è stato un tentativo di provare a misurare ciò che misurabile solitamente non è. È stato un lavoro multidisciplinare con la partecipazione di Danilo Di Vigili, che ringrazio e che, con cui mi alternerò nella presentazione, dei colleghi Silvia Valerio, che ha curato la parte di rilevazione, soprattutto Anna Gilardi e Dario Ruzzo, con cui abbiamo effettuato numerosi ragionamenti sul tema e sul progetto stesso. Parleremo di numeri, però non si parla solo di numeri all'interno dello SROI, ma si estrae ciò che è il cuore, il calore delle storie delle persone, che sono le cose sicuramente importanti. Intanto lo SROI. SROI è un acronimo che significa, poi in italiano, ritorno sociale dell'investimento. È una metodologia di valutazione che misura le modalità di cambiamento derivanti da una progettualità e rilevanti per le persone e le organizzazioni che vi partecipano, che lo sperimentano e vi contribuiscono. Lo SROI misura gli outcome sociali, ambientali ed economici utilizzando, questa è la sua peculiarità, dei valori monetari per rappresentarli. I detrattori spesso dicono che si monetizza tutto. In realtà è un'unità di misura, perché l'obiettivo dello SROI è quello di generare un numero finale, un numero molto sintetico. Uno dei vantaggi dello SROI è di essere molto sintetico nell'immagine che viene data al termine.
e generando un rapporto, ad esempio un rapporto di 4 su 1 indica che un investimento di un euro, cioè ciò che ha il denominatore, è moltiplicato di 4 volte negli outcome. Allo stesso tempo lo SROI è molto più che un numero, è una storia che si parla dei cambiamenti, si racconta l'evoluzione delle situazioni personali, delle situazioni di disagio, dei mutamenti, dei cambiamenti, questo che è stato raccontato precedentemente dal dottor Pirro e dalla dottoressa Nichini nell'intervento precedente, che poi viene tradotto alla fine in un numero. Danilo, lascerei a te la parola per approfondire un po' di più il concetto di SROI. Ma allora, lo SROI è una metodologia che certamente consente di dare un valore monetario a ciò che monetario non è, come possono essere gli impatti sociali generati dalle attività che sono state descritte nel progetto Ponte. Però volevo subito mettere in chiaro un concetto. Qui non si vuole a tutti i costi tradurre in vil denaro qualcosa che ha un valore decisamente superiore. C'è una frase del Talmud che dice: chi salva una vita salva il mondo. Questa mi sembra correttamente applicabile al progetto di cui stiamo parlando. Non voglio quindi parlare di SROI come di una metodologia contabile per trasformare in moneta sonante qualcosa che nasce sotto un'altra natura. Però il valore importante di questa metodologia è soprattutto nel fatto che ci porta a riflettere su come stiamo utilizzando le risorse, su quali impatti stiamo generando. Ecco, molto spesso nei progetti sociali non si riflette abbastanza su questo aspetto. Anche l'intervento che mi ha preceduto ha parlato correttamente di output, di outcome. Lo SROI è un percorso metodologico che ti costringe a capire, a ragionare se quello che stai facendo produce degli impatti positivi sulla vita delle persone e ti porta a riflettere su come eventualmente cambiare le tue metodologie di intervento per ottimizzare le risorse che hai a disposizione, che sappiamo non sono mai troppe. Ovviamente per fortuna ci sono enti come la Compagnia di San Paolo che finanziano questo tipo di progettualità, però il mondo non profit spesso si trova ad affrontare problemi estremamente complessi con risorse limitate. Quindi è quasi un obbligo morale quello di riflettere su come si può massimizzare l'impatto della propria azione partendo da risorse limitate. Quindi lo SROI non vuole tanto mettere a confronto dei progetti dicendo chi ha risultato migliore e quindi preferiamo e necessariamente quelli con gli SROI più alti, perché non stiamo parlando di un investimento finanziario che rende il 5% anziché il 10%, stiamo parlando comunque di progetti la cui natura è fondamentalmente quella di generare impatti positivi sulla vita delle persone. Questo però non ci deve precludere la possibilità di cominciare ad avere almeno un ordine di grandezza rispetto a questi impatti che noi generiamo, ovviamente prendendoli con beneficio di inventario. Ecco, mi viene in mente un'altra frase di un famoso economista, John Maynard Keynes, che diceva che è molto meglio avere ragione in modo approssimativo piuttosto che in modo preciso. Quindi diciamo, lo SROI ti dà un'indicazione di massima di quello che può essere l'impatto che il tuo agire sta determinando sui beneficiari del progetto che stai portando avanti. Ok, grazie. Solo una cosa tecnica, Danilo, l'audio non era perfetto, quindi ti chiederei magari dopo di provare a togliere il video per vedere se la banda funziona meglio. Grazie.
Avremo nel corso dell'analisi dello Sorai abbiamo avuto punti di vista diversi delle persone direttamente coinvolte, di professionisti, anche di persone esterne, quindi vogliamo ad esempio in questo caso una notazione di un volontario che ha partecipato al progetto. Cos'è il progetto Ponte? Lo sapete bene, è stato raccontato, e sostanzialmente una delle cose che emerge è che non è un sostegno che per non cadere, ma una palestra per riuscire a rialzarsi. Cos'è? Allora, il progetto Ponte è stato scelto per l'interesse al tema, perché si tratta di un progetto unico, perché ha una rete e un numero di beneficiari molto significativo ed esteso, e per la capacità di connettersi emotivamente. Gli articoli di oggi sulla stampa e sul Corriere raccontano il legame emotivo che ci prende quando sentiamo queste storie. In questo lungo periodo, abbiamo calcolato fino al 2019, perché quest'anno è stato un anno da un lato un po' particolare, dall'altro gli effetti su chi è entrato quest'anno ovviamente non si vedono ancora e non sono ancora rilevanti nel corso dell'anno stesso, sono stati definiti un insieme di stakeholders. I stakeholders sono i portatori di interesse, le persone coinvolte nel progetto. Ci sono persone coinvolte, beneficiari coinvolti direttamente e altri coinvolti indirettamente. I beneficiari diretti sono i soggetti a cui è rivolto il progetto, soggetti per cui nasce il progetto, che godono per primi e in maniera più completa dei suoi benefici. I beneficiari indiretti sono i soggetti che non sono i protagonisti, l'attività non è influenzata direttamente, ma che godono dei suoi effetti quando hanno a che fare con i beneficiari diretti. Il tutto, la cosa interessante, cosa che emergeva anche negli interventi precedenti, fa vedere come esista un noi. I partecipanti del progetto Ponte si vedono un po' come un noi, pur avendo caratteristiche molto, molto differenti. E tanto che è interessante che ogni tanto emerge un problema del dopo di noi, dove il noi è il progetto Ponte. Quindi cosa può capitare dopo, quando i ragazzi cresceranno, quando i ragazzi dovranno uscire per motivi anagrafici da questa esperienza. Chi sono i partecipanti alla rilevazione? Chi sono stati i partecipanti alla rilevazione? I beneficiari diretti, dicevamo, e quelli indiretti. I beneficiari diretti sono i ragazzi malati, i ragazzi sostenuti, seguiti, e le loro famiglie. 165 ragazzi e relative famiglie, tutti inclusi nella rilevazione, con cui è stato fatto abbiamo utilizzato metodologie diverse per la rilevazione degli outcome. Per le famiglie una serie anche rilevante, 26 questionari, interviste con semistrutturate, e 165 ragazzi con cui non è stato fatto, è stato scelto di non avere un contatto diretto, ponendo loro delle domande anche complesse, ma con i quali è stato fatto un calcolo di costi, come anticipava precedentemente il dottor Pirro. Beneficiari diretti sono indiretti, scusate, sono quelli che il loro numero è stato in alcuni casi stimati, perché raccontare chi ha avuto una partecipazione significativa, numerare chi ha avuto una partecipazione significativa in 10 anni di attività è veramente complesso. È stato fatto un numero rilevante di interviste con loro, oltre 20, il periodo non ci ha favorito, soprattutto per quanto riguarda gli incontri e il contatto con il personale sanitario, ovviamente. Questa direi che è una parte fondamentale sulla quale chiederei a Danilo un approfondimento brevissimo. Sì, grazie Davide. Adesso va meglio l'audio? Sì, decisamente. Ok. Ecco, questo che appena finito di illustrare Davide è un aspetto fondamentale dello SROI, cioè l'impatto nasce dal confronto con i beneficiari o con, diciamo, i soggetti che sono stati toccati, coinvolti e hanno ricevuto quindi dei cambiamenti dall'attività. Questa è una caratteristica dello SROI, perché molte altre metodologie di valutazione degli impatti si basano invece su dei modelli econometrici, no? Forse quella di cui avete sentito parlare, perché
spesso sui giornali, quando si presentano dei progetti anche governativi, si parla del calcolo del valore diretto, indiretto, indotto, no? Un'opera pubblica, confermato, e boom, adesso un'opera pubblica genererà, c'è qualcuno che ha il microfono aperto, genererà una ricaduta in termini economici per via dei salari e stipendi che vengono distribuiti, per via diciamo del flusso di denaro che viene messo nel sistema. In questo caso invece, trattandosi di cambiamenti di tipo sociale, è necessario chiedere ai diretti interessati, diretti o indiretti, e questo è fondamentale perché è la loro percezione che ci dà la misura se il nostro cambiamento o su quello che noi abbiamo fatto ha indotto un cambiamento e si spera positivo, no? Per cui anche questo passaggio di confronto con gli stakeholder attraverso questionari, interviste e altri sistemi, diciamo, di ascolto è estremamente importante nel percorso di calcolo dello SROI, perché dà all'organizzazione che lo intraprende un sacco di informazioni su come il suo agire sta cambiando la vita, ovviamente la qualità della vita delle persone a cui si rivolge. Quindi è fondamentale usare, qui vedete gli esempi che faceva prima Davide, non è che dobbiamo arrivare a delle indagini molto sofisticate, con Davide ci siamo confrontati anche sui moduli di questionari eccetera, però diciamo anche per un'organizzazione relativamente piccola mettere in piedi un sistema di ascolto strutturato di quelli che sono gli effetti del proprio agire non è così complicato e genera un alto valore aggiunto, ritorno a quello che dicevo prima, perché ci dà delle indicazioni e ci dà degli spunti di riflessione su come possiamo migliorare la nostra azione per aumentare questi impatti. Ecco, quindi l'ascolto degli stakeholder sicuramente un pilastro fondamentale di questa metodologia. Prego Davide. Grazie. Come diceva Danilo, è evidente che tutti gli stakeholders hanno colto il valore del progetto e in modi diversi a seconda del proprio punto di vista, e questo emerge comunque in tutti i loro racconti. Per calcolare questo famoso rapporto abbiamo quindi bisogno di un denominatore e di un numeratore. Il denominatore è dato dai costi complessivi del progetto che sono stati in un decennio circa 550.000 euro. Rispetto al numeratore abbiamo quindi la misurazione degli outcome che qua sono elencati, che sono stati prima descritti da dottoressa Nichini e dal dottor Pirro. Gli outcome, ricordiamo, sono spesso impercettibili se li vediamo e se li leggiamo in un tempo breve, perché comunque sono cambiamenti spesso che necessitano di tempi più lunghi. Per quello è stata importante e necessaria la possibilità di raccontare gli effetti su una cosa importante. Gli outcome dei beneficiari diretti. Dal punto di vista della rilevazione per i ragazzi, abbiamo detto precedentemente, non sono state fatte domande dirette a loro, ma sono stati calcolati quello che anticipava il dottor Pirro, due aspetti. Uno, il costo evitato legato all'abbattimento dei ricoveri in ospedale per recidive, stimato almeno per il 20% dei ragazzi. Abbiamo effettuato delle stime molto 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 cautele, con molta cautela. E il secondo aspetto è stata la crescita del valore del capitale umano legato ad un incremento del 50% dei ragazzi del livello di istruzione raggiunto. L'Istat ci dice che la crescita di un grado di studio, quindi da un livello basso a un livello medio, da un livello medio a un livello alto, comporta la crescita di capitale umano di circa 160.000 euro nel corso della vita. Ovviamente questo come diceva la dottoressa Nichini, si aumenta la possibilità di vita, quindi la vita media è più lunga di 10 anni, anche il capitale umano stimato in termini economici è decisamente più alto. Non solo i ragazzi sono beneficiari diretti, anche
anche le famiglie, che come vedete evidenziano proprio questo aspetto, cioè di mutamento di paradigma. La partecipazione al progetto ha permesso a mia figlia di avere un progetto di vita, quindi non solamente di stare meglio sul momento, ma di avere un effetto che si prolunga nel corso della vita. Con le famiglie la misurazione dell'outcome è stata di due tipi. Da un lato una valutazione oggettiva, sappiamo bene che il stare meglio comporta per la famiglia avere meno necessità di perdere giornate di lavoro, quindi questa è una stima anche in questo caso molto cooperativa che abbiamo fatto, ma oggettiva. Dall'altro una valutazione del valore soggettivo degli outcome derivanti dalla partecipazione, il benessere, sapere che proprio figlio riesce a stare con un gruppo di amici, partecipa a delle attività, ha una relazione migliore con gli insegnanti e con i medici. Quindi sapere misurare, provare a dare una misurazione a tutte queste cose è sicuramente la parte più importante dal punto di vista, più difficile anche dal punto di vista metodologico, sulla quale chiederei a Danilo di fare una puntualizzazione. Sì, infatti come dice Davide, questa è la parte più rilevante, perché ovviamente è un lavoro anche di ricerca, di indicatori. Davide ne ha citati alcuni, no? Le famose proxy si chiamano, cioè valori monetari che possono approssimare il valore dell'impatto sociale che è stato generato. Proprio perché questo lavoro è molto anche costoso da un punto di vista di tempo da impiegare, bisogna applicare quello che in gergo è chiamato il concetto di materialità, cioè bisogna concentrarsi su quelli che sono gli impatti veramente irrilevanti, più importanti, perché se applicherete la metodologia è ovvio che la risposta alla domanda ma che tipo di impatto ha generato questa mia attività e su quanti stakeholder vi può veramente portare a creare un elenco molto lungo di impatti e di stakeholder. E quindi applicare le proxy a tutte queste situazioni potrebbe essere in molti casi difficile se non impossibile, e comunque un lavoro estremamente costoso dal punto di vista di tempo, di ricerca. Quindi l'importante è focalizzarsi sugli impatti maggiori, più rilevanti, perché come dicevo all'inizio, lo SROI non ha la pretesa di calcolare al centesimo il valore generato, ma quello di dare un'approssimazione del valore, per cui se gli impatti principali riguardano 4 o 5 cambiamenti su cui ci si concentra, si determinano queste proxy e quindi il valore monetario relativo, non è poi così, diciamo, grave se impatti di importanza relativa vengono esclusi, perché comunque il valore complessivo non perde, come dire, una sua parte importante. Quindi, come dicevo prima, non si tratta di calcolare il 4,12 piuttosto che il 4,15, si tratta di catturare quelli che sono gli impatti principali. Quindi il consiglio è fare ovviamente l'elenco di tutti gli impatti che emergono dalle attività e poi decidere, ovviamente chi opera in queste situazioni ha l'esperienza e le conoscenze per poter valutare quali sono quei 4-5 impatti su cui è necessario concentrarci per arrivare poi in fondo al processo di calcolo. Grazie Danilo. Veniamo ai beneficiari indiretti. Sono alcuni beneficiari indiretti, hanno un ruolo non professionale all'interno del progetto, come ad esempio i volontari, altri, molti altri, hanno un ruolo professionale. A ciascuno di questi, per calcolare questa approssimazione, questa monetizzazione di un outcome, sono state poste domande diverse, in alcuni casi su una trasposizione e è stato richiesto di fare un'analogia con altre esperienze simili che provocano loro un benessere simile, e in altri casi per i professionisti abbiamo chiesto quanto è stato avvantaggiato nel suo tempo lavoro dalla possibilità di collaborare con il progetto Ponte. Il tempo lavoro, tra l'altro, è qualcosa di ovviamente quantificabile direttamente. Veniamo al calcolo dello SROI. Nessuno di noi pensa
che tutti gli effetti derivanti dai ragazzi che vengono tutti gli outcome per i ragazzi siano legati esclusivamente al progetto Ponte, scusate. Quindi nello SROI abbiamo decurtato per ciascun partecipante di una quota importante fino al 90% per quanto riguarda il capitale umano, la crescita del capitale umano, abbiamo decurtato appunto la quota monetaria relativa di una parte importante. Viene comunque emerge anche, come diceva Danilo, anche come ordine di grandezza un numeratore molto importante, quindi 4.800.000 euro, che genera uno SROI di 8,8, uno SROI molto importante che noi abbiamo provato, e questa è l'ultima slide, a mettere in confronto con altre rilevazioni. La prima è quella che raccontava la nostra presidente Rica Baricco all'inizio. 2 anni fa abbiamo terminato quello sulle residenze OZ, aveva uno SROI di 2,09. Vedete altre esperienze su singole progetti, su singole organizzazioni anche molto conosciute, altre più piccole. E diciamo che quello che emerge è come il progetto Ponte, e questo è un po' testimoniato dallo SROI, riesca a costruire molti outcome durevoli e ad alto impatto sui ragazzi che vi partecipano. Grazie mille, grazie. Molte grazie davvero per queste presentazioni così chiare e illuminanti. Chiedo intanto se ci sono dei commenti su quanto è stato detto fino adesso, su questa metodologia, che ovviamente non ha quella precisione che è impossibile da raggiungere, perché è ed essere ovviamente una certa semplificazione, ma mi sembra che abbiano però incluso così tanti parametri che di complesso danno un'idea che questo intervento effettivamente ha un ritorno che è sostanziale ed è importante. Okay. Ci sarà poi il tempo, penso, verso la fine anche per avere più tempo per discussione. Quindi se non ci sono commenti vorrei chiedere al dottor Marco Canta e Luca Cordaro di parlare di nuove progettualità in un periodo di difficoltà e come quella che in cui stiamo vivendo con la pandemia di Covid. Quindi prego, dottor Canta e dottor Cordaro. Bene, grazie. Ma inizierei leggendovi brevemente, visto che Antonella Nichini prima parlava di storie, inizierei leggendovi una brevissima testimonianza che ha raccolto un'educatrice rispetto a una ragazza che ha partecipato all'attività del progetto Ponte, una ragazza che ha avuto un lungo ricovero nel reparto di neuropsichiatria e poi è entrata nel progetto. Lei dice questa cosa: la prima volta che siamo andati a casa OZ, questa è l'educatrice, scrive, Elettra era disorientata, le sembrava un posto strano, non credeva neanche fosse un luogo appartenente al contesto urbano in cui è inserito. Inizialmente le sembrava di essere in Liguria, poi in campagna, le piaceva sentirsi in un luogo altro, e allo stesso tempo dalle finestre vedere dei riferimenti conosciuti l'ospedale. Un dato di differenza forte rispetto alla quotidianità di Elettra era la presenza costante dell'adulto con cui confrontarsi e costruire relazioni. Elettra raccontava di essere sempre sola a casa, di non mangiare mai il pranzo, quello che facevamo insieme era l'unico pranzo della settimana, dato che gli altri giorni non trovava mai nessuna casa con cui condividerlo. Nei suoi momenti liberi trascorreva il tempo esclusivamente con dei coetanei e mai con delle figure di riferimento adulte. Il pranzo del venerdì a casa Oz, con la sua pasta al pomodoro e le patate al forno, è diventato un vero e proprio rito su cui poi Elettra mi ha scritto ancora qualche messaggio anche dopo il termine del percorso fatto insieme. Ecco, questo per dirvi, si è parlato, avete visto anche qualche foto di casa Oz, ma per dirvi il valore del progetto Ponte dentro, nato e sviluppato dentro una casa. In questo riprendo anche l'intuizione originaria di casa Oz, quindi dei fondatori di Enrica Baricco, lo diceva anche all'inizio, quest'idea di una casa dove recuperare la quotidianità, gli affetti, le cose normali. Questo per ragazzi con
psicopatologie è stato davvero un punto di forza, perché la quotidianità di casa Hoc con i suoi riti ha davvero allargato la possibilità di questi ragazzi. Non solo, ma il mix sociale che si è creato all'interno di casa Hoc, perché casa Hoc è frequentata dai ragazzi di Progetto Ponte, ma chiaramente anche da tanti altri ragazzi che vivono esperienze di malattia differenti e contesti di vita anche molto diversi, ecco, è stato molto positivo. Prima si parlava di peer education. Il fatto stesso che i ragazzi di Progetto Ponte si confrontano con altre patologie, ecco, abbiamo visto come negli anni questo sia fortemente terapeutico. Ecco, ci sembra di non aver fatto grandi cose in questi anni, eppure i dati anche dello SROI ci dicono il valore che questa esperienza condotta all'interno di Progetto Ponte ha portato nella vita dei ragazzi, i cambiamenti che ha generato. Ecco, da questo punto di vista noi ci teniamo sempre a dire quello che fa Casa Hoc è proprio restituire normalità, restituire quotidianità, le cose che anche questi ragazzi hanno perso per condizioni e vissuti differenti. E quindi recuperare anche un po' questo valore della bellezza, dell'apprendimento, della cultura, della socialità, cose che ciascuno di noi ha diritto di fare nella propria vita normale. E quindi fare in modo che i ragazzi non si perdano e semmai si rafforzino in una fase della vita in cui stanno gettando i loro ponti verso il futuro. Ecco, questo dato che riportava anche Davide Roccati sull'importanza di accrescere il capitale umano, e quindi questo dato incredibile, la possibilità di passare da un livello di scuola ad un altro, il valore di 160.000 euro calcolato dall'Istat, ecco, questo ci sembra davvero una cosa importantissima, una riflessione tra l'altro oggi molto attuale, se pensiamo a questo anno particolare, alla didattica a distanza, a tutte le attività. Ecco, il fatto di aver insistito anche così tanto nel Progetto Ponte, ma io dico anche nell'attività quotidiana di Casa Hoc, cioè i bambini e i ragazzi vengono a Casa Hoc a fare i compiti, a studiare. Abbiamo in questa fase fatto un investimento forte anche sulla didattica a distanza, cioè il fatto che alcuni ragazzi non riuscivano a connettersi, noi li abbiamo dotati di tecnologie, di connessione, questo l'hanno fatto anche tanti altri enti di terzo settore. Permettiamo a loro di poter venire qui al mattino per collegarsi con le rispettive scuole, per poter, ecco, da questo punto di vista ci sembra un investimento importante, perché la scuola è sicuramente un elemento per loro fondamentale della loro quotidianità, e quindi la possibilità di incontrare, sicuramente di apprendere, di continuare questo percorso, ma anche di poter incontrare ancora le figure adulte così importanti come sono state per tutti noi, degli insegnanti, ma penso anche a figure adulte come quelle che possono essere gli educatori che si incontrano a casa. E quindi, pensando al futuro, davvero questo investimento sul contrasto alla povertà educativa e al consentire anche che ragazzi con disabilità e malattia possano imparare dentro e fuori il mondo della scuola. Questo è un elemento su cui ci sentiamo particolarmente impegnati. Più volte abbiamo detto che il diritto all'alternanza scuola-lavoro deve essere un diritto anche dei ragazzi con disabilità, in questo ci siamo anche impegnati molto con le scuole, anche nel fornire questo tipo di aspetto, così come la possibilità di avere gli insegnanti di sostegno. Ecco, esattamente come nel Progetto Ponte ci sentiamo a fianco di altri soggetti pubblici e privati nella costruzione del miglioramento delle condizioni di vita di questi ragazzi, ma soprattutto nell'aprire loro delle possibilità e nel rendere possibile questo passaggio e questo alla vita adulta, quindi questa evoluzione. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie Marco, e vorrei sapere quindi se Luca Cordaro può aggiungere commenti o osservazioni. Ma, sì, cioè nel senso che avevamo intenzione di porre anche io alcune riflessioni, magari se riesco a supportarle anche da qualche slide. Ok.
Bene, cercherò anch'io di essere abbastanza breve perché siamo un po', mi dico, in ritardo con i tempi. Io volevo parlare innanzitutto di due aspetti che hanno caratterizzato questo progetto, che uno è quello dell'innovazione, nel senso che questo progetto fa tutte le cose che sono state descritte, ha sicuramente rappresentato, è stato soprattutto una rappresentazione plastica, un esempio, una realizzazione concreta di quello che è un esempio di come fare innovazione sociale. L'innovazione, che ha l'innovazione sociale secondo me ha proprio consentito la genesi e lo sviluppo in questi anni, l'evoluzione del progetto, e ha consentito anche l'implementazione di nuovi servizi e anche di nuovi progetti, di cui uno l'ultimo atto di cui dopo vi farò un rapido accenno. Vai pure avanti. Allora, innanzitutto l'innovazione sociale si realizza attraverso proprio l'intersezione di tre componenti fondamentali: il desiderio, la possibilità di realizzazione e la fattibilità. In sintesi, cosa vuol dire? Nel senso che il desiderio è cosa le persone a cui noi ci rivolgiamo per soddisfare, per aiutarle, cosa vorrebbero, cosa vogliono. Noi, la possibilità di realizzazione è cosa dovremmo fare per realizzare questo loro desiderio, e poi c'è la fattibilità, ciò che realisticamente noi possiamo fare per realizzare questo desiderio. L'intersezione di queste componenti genera iniziative che hanno di per sé l'innovazione sociale. Andiamo avanti. Alcune cose importanti sull'innovazione sociale che sono state realmente visibili all'interno di questi 10 anni di sperimentazione. L'innovazione nasce dall'imprevisto, non esiste innovazione dentro la codificazione. L'innovazione nasce dall'interno di una disobbedienza regolata, passatemi questo termine, di una sperimentazione realmente non controllata, lasciata libera. E questo è stato anche grazie alle intelligenze creative di chi ha condotto e gestito questo progetto, di chi ha supervisionato il progetto, con la consapevolezza che era necessaria far nascere, anche permettere a tutti gli attori di dare il loro apporto reale. Quindi nasce da un'intelligenza creativa, non da una gerarchia, non è imposta dall'alto. E questo, in questo punto, questo aspetto è stato veramente sempre presente e visibile. Vai pure avanti. Quindi innovazione e creazione di valore, di nuove relazioni, di intelligenza e creatività. Ma è anche efficienza ricercata nell'efficacia delle collaborazioni, l'incredibile rete che è stata messa in piedi all'interno di questo progetto dà proprio l'idea di come c'è stata la consapevolezza di dover curare questo aspetto fondamentale per dar gambe a questo progetto, per farlo evolvere, per farlo arrivare dopo 10 anni ancora a una fase che ha delle potenzialità inespresse ancora incredibili. E quindi lo sforzo che noi dobbiamo fare come mondo no profit, che io in questo momento molto umilmente rappresento, ma anche del mondo profit e della pubblica amministrazione, è quello di rendere l'innovazione sociale sostenibile e sistemica. Vai pure avanti. Prima si è parlato, e mi hanno preso, della casa oggi, della peculiarità di svolgere il progetto in una casa. Per creare innovazione, per fare innovazione occorre creare un ambiente che stimola, quindi passare proprio da uno spazio a un luogo. E Casa Oz è un luogo spazio, è uno spazio dotato di significato, che ha una geografia proprio della mission, di quello che si vuole fare, di quello che è l'obiettivo. I luoghi sono tutto, sono luoghi in cui dove conversare, dove dialogare, dove riconoscersi, insomma dove fare innovazione. Vai pure avanti. Allora, un altro elemento che è emerso, che è importantissimo, è la comunità, il territorio, come le comunità possano e debbano partecipare ai processi di innovazione. Occorre innanzitutto fare sempre un continuo check-up sull'interazione che i progetti, le organizzazioni hanno con la comunità tutta, non solo con i destinatari diretti delle nostre azioni. E quindi è importante tenere cura della comunità. La comunità si genera quando c'è in questa sequenza temporale il mutuo riconoscimento. La tua identità per me ha un valore.
un mutuo beneficio, quando c'è il bene comune, è la mutua assistenza, quindi che genera la solidarietà. Quindi ci vogliono proprio orizzonti di bene comune per generare la solidarietà. La comunità diventa il modo spesso più adeguato per prendersi cura poi di sé. La comunità è un'altra idea proprio di valore. Puoi andare avanti? Per innovare, appunto, per fare innovazione occorre trasformare. E per trasformare occorre trasformarsi. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la nostra professione, quindi è bene, dobbiamo passare dall'educatore che svolge funzioni all'interno dei servizi a quella che viene definita oggi, ma non è necessaria, è una terminologia non importante, il welfare community manager, che ha le competenze che deve fornire soluzioni alle comunità. Considerare quindi stakeholders, di cui abbiamo già detto prima, non solo i destinatari, ma tutta la comunità. E come anche accennava il mio collega amico Marco, uno degli elementi importanti è la cultura che diventa lievito dello sviluppo locale, che attiva processi di senso e di significato, che passa quindi dalla coproduzione alla coprogettazione. I destinatari quindi passano a essere da oggetto a soggetto dei servizi. E un altro passaggio fondamentale è dall'individualizzazione alla personalizzazione dei servizi. Per realizzare ciò, invece di indagare e di chiedere alle persone di cosa hanno bisogno, bisogna sforzarsi di chiedere, di andare oltre, di dire che cos'è che ti serve per cambiare la tua vita. E quindi personalizzare vuol dire che personalizzare i servizi vuol dire che proprio bisogna soddisfare i desideri delle persone, perché le persone anche in difficoltà non hanno solo bisogni, hanno anche desideri ai quali noi dobbiamo rivolgersi per attuare una vera trasformazione e un cambiamento di queste persone, i ragazzi nello specifico. Nuova progettualità. Nel corso di questi anni la collaborazione con Casa Oze si è approfondita, si è arricchita, è diventata veramente endemica e ci ha consentito di fare nuovi progetti. L'ultimo nato si chiama Playful Art, Cultura che Avventura, è un progetto di educazione non formale e informale, di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza. È stato ideato dalla cooperativa Minazione e dall'associazione Casa Oze, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche per la Famiglia, ha risposto al bando di UCLER. Sono coinvolti come enti nella realizzazione di questo progetto la città di Torino, l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, il Museo Egizio di Torino, la Fondazione Cavour, l'Istituto Scolastico Reggio Parco e la Cooperativa Piemonte. Tre concetti che hanno fatto da base a questo progetto, ma che anche sono stati, voglio dire, temi che hanno già in realtà, siamo alla slide precedente, già state ripresi con piacevole sorpresa già dai miei primi, già dal dottor Pino e dalla dottoressa Michini, su cui non ce l'avamo in realtà parlati. No, quella dopo, grazie di slide. Ok, qua, sì. Allora, il concetto di riaprire al desiderio, educare alla bellezza e riaprire ad una nuova conoscenza. Allora, perché voglio fermarmi due secondi in più su questi termini? Perché il desiderio di apprendere, di comprendere, sono condizioni necessarie alla progettazione di sé per i ragazzi e alla riprogettazione del loro dialogo con il mondo, da cui non è possibile prescindere affinché sia possibile trasformare un'esperienza anche traumatica in apprendimento. Sostenere, quindi accompagnare alla riflessività critica, significa sostenere la possibilità di scegliere di entrare con nuove modalità in relazione con gli altri, facendo tesoro dell'esperienza vissuta e avendo l'opportunità di fare esperienze nuove e differenti in grado di coinvolgere e attivare le loro sfere emotive. L'ipotesi che abbiamo percorso questo progetto nuovo, ma anche nell'esperienza del progetto Ponte, è che molti ragazzi che noi incontriamo in carico ai servizi sociali, territoriali, sanitari, comunque con cui ragazzi con cui noi ci rapportiamo, siano stati un po' educati da pedagogie differenti, un po' negative. Loro invece devono avere la possibilità di fare esperienze di sé differenti, messi a contatto appunto con l'esperienza estetica del bello. Educare alla bellezza naturalmente per noi non significa insegnare cosa è bello
o se brutto, come elementi storicamente definiti, ma significa favorire e formare sensibilità e competenza emozionale attraverso proprio la proposta dell'esperienza estetica, come esperienza educativa di apprendimento, cambiamento nel legame, nei legami. La bellezza per noi riempie la vita di meraviglia e rende così in grado di sconfiggere il non senso, l'assurdo, il nulla nichilistico che incombe spesso sui ragazzi con cui noi operiamo e che generano in loro quella depressione isolata che estingue il loro istinto vitale. La nostra ipotesi di lavoro nel nuovo progetto che mira a fare l'esperienza della molteplicità dell'esistenza, che è sempre contraddittoria e complessa, ma se è riconosciuta e sostenuta è una risorsa fondamentale per ogni percorso di integrazione e riabilitazione. Quello che ipotizziamo è un lavoro di liberazione della potenza, delle potenzialità dei ragazzi, delle potenze che Spinoza definiva le passioni gioiose, in grado di contrastare percorsi segnati dalla tristezza, dal fallimento, dalle conseguenze delle identità imprigionate spesso nelle categorizzazioni. Passioni gioiose, quindi, che, questo riprendo Vito Mancuso nel suo testo della Via della Bellezza, possono rinascere mettendo al centro della loro esperienza di vita la bellezza come esperienza salvifica. Fare esperienza della bellezza, diceva Platone, mette le ali e la vita acquista slancio, direzione e significato. L'incontro con la bellezza genera emozioni, conoscenza di sé e del legame col mondo, e del legame originario con la realtà vissuta e sperimentata, con l'immaginario, con lo stupore, la scoperta di manifestazioni che fanno vibrare le loro corde interiori. Diceva Franz Liszt, il compositore ungherese, le arti sono il mezzo più sicuro per sottrarsi al mondo, ma sono anche il mezzo più sicuro per unirsi ad esso. In quest'ottica, quindi, si sviluppa proprio l'offerta di esperienze espressive di questo progetto, l'incontro con la bellezza che proponiamo perché antropologicamente la guarigione della loro vita dipende dal loro aprirsi alle manifestazioni della bellezza, le prime delle quali sono proprio all'interno dei ragazzi. Vai avanti, il progetto poi in cosa consiste? È la realizzazione di un tour itinerante di laboratori culturali e di attività ludico-espressive rivolte ai bambini. Qua c'è stato un piccolo errore, in realtà non è da tra i 12 anni, ma è a preadolescenti e adolescenti, in 30 spazi identificati della città di Torino. Parte molto importante è che le attività e le attività tematiche promosse dagli educatori della cooperativa Minafiore e dell'associazione saranno però integrate dal contributo di esperti qualificati sia del Museo Egizio che del Museo Nazionale del Cinema, al fine di garantire ai bambini un'esperienza immersiva, giocosa e creativa a valenza educativa e culturale. Questo progetto insiste su tutto il territorio della città di Torino, abbiamo identificato 10 spazi verdi con parchi e giardini nei quali proporre a rotazione ciclica attività, ma anche coinvolge l'area più metropolitana, la città metropolitana, fino ad arrivare quindi a 12 spazi aperti fra giardini, oratori, campi sportivi, parchi, cortili delle scuole, per un totale di 36 appuntamenti, in ogni appuntamento dei quali si intendono costruire alleanze con i molteplici attori che abitano questi territori. Vi ringrazio dell'ascolto. Grazie. Grazie per quelle considerazioni, grazie a Marco Canta e a Luca Cordaro. Vorrei fare adesso una pausa per 5 minuti, un intervallo, e quindi ci risentiamo qua, non scollegatevi, rimanete quindi in linea, ma riprendiamo fra 5 minuti, quindi alle 11:20 precisamente, per continuare il webinar. Grazie. Bentrovati, quindi riprendiamo il programma, dando lo schermo, la parola a questo punto alla professoressa Tiziana Catenazzo, che è la coordinatrice della Rete Nazionale per la Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare, e è una delle colonne portanti del nostro progetto un ponte tra l'ospedale e il territorio, in quanto appunto dirige
la scuola anche che noi abbiamo in ospedale. Quindi grazie di essere qui e siamo tutti molto interessati alle sue considerazioni. Grazie, grazie professore, grazie a voi naturalmente di questo invito, di questa opportunità, e spero di essere breve quanto efficace come mi è stato richiesto di fare. E tengo innanzitutto a sottolineare quanto mi senta in assoluta sintonia con quanto è stato detto fin qui da tutti voi oggi, quindi sono insomma sempre felice, ecco, di ritrovare, di poter riconfermare per me determinate affinità, no? E quindi insomma questa consapevolezza di poter far crescere ulteriormente anche da parte mia determinati gruppi di lavoro, gruppi di rete e quant'altro come questo. Poi tra l'altro lo sapete tutti, io nasco docente di lettere, no? Poi sono diventata anche preside, adesso sono in prestito nella veste di ispettore per l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Nel mentre però continuo anch'io nel mio piccolo a costruire reti, no? Squadre di lavoro. Una delle prime squadre di lavoro però in cui sono stata coinvolta è proprio questa, e io sento che veramente mi ha fatto crescere molto, quindi sono molto felice di essere qui oggi e ringrazio molto anche la dottoressa Nichini, perché credo che veramente una delle relazioni importanti, anzi secondo me la più importante che ci connota come scuola, sia proprio la relazione collegiale, no? Noi dobbiamo continuamente e forse in qualche misura anche ossessivamente continuare a confrontarci sempre fra colleghi. Questo è radicato negli insegnanti. Gli insegnanti nascono per lavorare insieme all'altro, no? Per avere sempre il compagno di banco, insomma, per avere un confronto continuo, ecco, con l'altro. Quindi la dimensione collegiale è l'asse portante della scuola, e così facciamo lavorare anche i nostri ragazzi, abituandoli al lavoro di gruppo e quant'altro. Quindi ecco, a questo io terrei molto, no? Sottolineare queste due cose oggi, il fatto che la relazione collegiale, quindi la dimensione di rete, sia una delle dimensioni normali che dobbiamo continuare a tutelare, a preservare, soprattutto in questo periodo qui, e dall'altra parte continuare a misurarci con l'altro. La misurazione fa parte della scuola, no? È insita nella valutazione, abbiamo la valutazione come uno dei nostri grandi, insomma, paradigmi di lavoro, e naturalmente misuriamo che cosa? Andiamo a misurare la qualità del nostro intervento, del nostro, insomma, essere insegnante e fare gli insegnanti, del nostro fare scuola, però dobbiamo insomma sforzarci un po' di più di capire se e quanto siamo efficaci. Per questo mi ritrovo molto in quanto è stato detto in precedenza, dobbiamo capire sempre se siamo stati in grado di raggiungere tutti e bene. Quindi fare squadra in questo periodo particolare storico che stiamo vivendo credo che sia assolutamente essenziale. La scuola deve continuare a investire anche sui suoi docenti, continuare a formare i suoi formatori, no? E quindi costruire contesti, che è quello che stiamo facendo in questo progetto, quindi veramente lo trovo assolutamente straordinario. Il contesto deve essere flessibile, questo è sempre più evidente, più insomma riusciamo a costruire contesti e anche reti continuamente in trasformazione, quindi flessibili, che rispondono sempre di più e meglio alle richieste, quindi al fabbisogno, e più questi gruppi di lavoro funzionano. E quindi il contesto di accoglienza deve essere assolutamente reale, perché soprattutto lo vediamo nella scuola in ospedale, noi con i bambini insomma non possiamo permetterci di mentire, ma non mentire nel senso banale del termine, ecco, di essere altro da ciò che siamo, ecco. Quindi anche questi gruppi di confronto, di lavoro, di progettazione servono molto, secondo me, proprio per far crescere una dimensione di realtà e di lealtà, no? Di onestà, e anche evidentemente di costruzione di rapporti insomma solidi sui territori. Io amo tantissimo una frase di Beckett che uso anche all'interno del master, e qui sono felice che ci siano alcune docenti iscritte al nostro master a proposito di reti, no? Questo che abbiamo costruito anche insieme con voi della neuropsichiatria di Regina Margherita, ma anche con Orazio Pirro. Ecco, siamo arrivati al sesto anno del master, oggi pomeriggio parte un'altra progettazione, un altro programma formativo, un QAP che finalmente apre le porte anche a docenti che non siano ancora laureati.
E tornando al mio amato Beckett, no? Noi diciamo sempre: se ci ne in pagina, se le parli me, se tu non mi ami, cioè tu proprio in questo momento non mi ami, non mi vuoi bene, io non sarò amata, non sarà possibile per me essere amata. Quindi riferire sempre, ahimè, questo coinvolgimento totale che hanno i docenti ospedalieri, soprattutto secondo me, e da cui noi presidi, da cui noi ispettori, da cui noi uffici scolastici dobbiamo continuare ad imparare, no? Continuare a informarci, perché non si prescinde dalla relazione per insegnare, per apprendere, però questa relazione deve essere veramente, ecco, totale, no? Mettersi comunque sempre in gioco, sempre alla ricerca di una possibilità di miglioramento. Lei lo diceva prima, professor Vitello, sono a capo della rete nazionale. Rete nazionale vuol dire rete di territori, no? La rete è stato ed è uno dei riferimenti più importanti per il Ministero, ma perché finalmente abbiamo capito come lavorare bene con i nostri insegnanti, quindi sono loro i nostri migliori consiglieri, no? Che dal territorio ci riferiscono a determinate istanze. Quindi ci sono dei gruppi di lavoro anche, insomma, altrettanto importanti, che ho l'onore, di cui ho l'onore, insomma, di far crescere, no? A cui partecipo molto volentieri. Stiamo lavorando a proposito sempre di neuropsichiatria, per la plusodazione, per il ritiro sociale. A breve dovrebbero uscire delle linee guida nazionali. Ma perché? Perché ci siamo accorti che è vero, noi soprattutto anche in scuola e in ospedale siamo molto consapevoli del fatto che la malattia condiziona fortemente la serenità dei più piccoli, e come dicevate prima, spesso li induce magari, no, a quelle, insomma, a quei comportamenti maladattivi, rimuginio personale, pensiero ripetitivo, eccetera. Sono però fattori che purtroppo, insomma, compromettono spesso anche, insomma, le condizioni di lavoro dei docenti. Anche i docenti spesso, insomma, un po' si adagiano, no? Anche i presidi, no? Ci lasciamo andare a paradigmi stanchi, di maggiore comfort, insomma. Perché insegnare è uno dei mestieri più difficili nel mondo, questo spesso ce lo dimentichiamo. Insegnare bene è veramente uno dei mestieri più belli e anche più difficili, no? Ai quali possiamo immaginare. Quindi farlo bene veramente, insomma, comporta un lavoro veramente di sinergia e di squadra. Un altro aspetto su cui stiamo lavorando tanto, e qui fra i partecipanti del Master ci sono appunto i docenti che hanno avviato questa ricerca, che io trovo veramente importante, molto significativa, riguarda la valutazione della classe di appartenenza. Ecco, questo era un aspetto che ancora ci mancava, perché in questi gruppi di lavoro, soprattutto a livello di Master, di secondo livello, lavoriamo anche tanto per la ricerca, e questo era un segmento mancante. Come andiamo a valutare, quindi a valorizzare il lavoro che fanno i compagni della classe di appartenenza dei bambini ricoverati? Questo secondo me segnerà veramente tanto la differenza rispetto ad approcci che sono, ecco, un po' stanchi, un po' ripetitivi. Ecco. Allora, sappiamo che dobbiamo lavorare con la classe di appartenenza, sappiamo quindi che dobbiamo rapportarci bene e correttamente con i docenti del consiglio di classe, sappiamo quanto siano utili, fondamentali, gli stimoli che riceviamo dai ragazzini della classe di appartenenza, ma non siamo stati ancora in grado di misurarli e di valutare il loro apporto, insomma, quanto valore aggiunto, no, è stato dato, quanto ha rappresentato aver potuto lavorare con quella classe e con quel ragazzino in difficoltà in ospedale o ricoverato a casa, con quegli stimoli, insomma, con quelle progettualità didattiche. Sono stato più o meno efficace, e quanto è stato efficace il lavoro con la classe di appartenenza? Questo secondo me segnerà ancora di più, insomma, una valorizzazione, ecco, del nostro lavoro. E questo ve lo dico perché evidentemente mi piacerebbe molto continuare a lavorare e riaggiornarci, riconfrontarci insieme, ecco, anche su questi aspetti. Per restare in tema di formazione, appunto, il Master è stato avviato dall'Università di Torino. Grazie al vostro aiuto continuo a chiedervelo, ecco, perché di questo noi abbiamo sempre bisogno. Sapete che chi ringrazia, questo è stato detto da un famoso aforista, è quello che continua a chiedere, no? Quindi continuo da un lato a ringraziare, continuo dall'altro a chiedere, perché determinate dinamiche, secondo me, ho bisogno, insomma, di vederle confermate e di far crescere determinate
situazione, ecco, di confronto, eccetera. Quindi vi ringrazio molto di avermi invitato. Effettivamente mi sono accorta che mancava, ecco, la scuola. Certe volte anche come ufficio scolastico regionale noi pecchiamo in questo, che riusciamo, insomma, a confrontarci meno e bene proprio con i veri stakeholder, no? Che sono i nostri portatori di interesse. Allora, coinvolgerli bene fin dai primi passi, fin dall'inizio, per costruire insieme determinate progettualità e non far cadere dall'alto determinate formazioni o informazioni, eccetera, secondo me diventa molto molto funzionale, ecco. Quindi vi ringrazio molto del coinvolgimento e insomma spero che si possa continuare in un lavoro veramente di forte efficacia, ecco, soprattutto in questo periodo. Grazie. Molte grazie per quei pensieri, professor Catenazzo. Vorrei chiedere ora al dottor Daniele Biondo di parlarci della valutazione qualitativa degli interventi multipli per adolescenti difficili. Il dottor Biondo è ben noto, è uno psicoterapeuta, psicanalista, uno scrittore, anche ha un libro recentemente pubblicato sul gruppo evolutivo Il Branco, e quindi è un esperto veramente dal punto di vista della psicologia dell'adolescente, quindi siamo molto lieti e lo ringraziamo intanto di essere disponibile oggi a parlarci. Prego. Grazie tante, professor Vitiello, per l'invito, e grazie anche alla dottoressa Nichini. Con voi e col vostro ospedale si è creato ormai negli anni veramente un rapporto, direi, non solo di reciproca stima ma anche di affetto, una frequentazione che ci ha permesso di condividere un orientamento che ho ritrovato oggi con molto piacere in molti interventi, dai quali ho imparato tanto, mi sono molto serviti, e avevo il timore che la mia fosse una relazione un po' troppo tecnica. E adesso vado a condividere lo schermo, e invece sentendovi in questa prima parte mi sono un po' rassicurato. Dunque, un attimo che, ecco, presentazione. Benissimo, vedete bene la presentazione? Sì? Sì, molto bene. Benissimo. Quindi dicevo, c'è molta intersecazione, molta continuità fra i temi che avete affrontato delle difficoltà diffuse e dell'incremento delle patologie gravi degli adolescenti degli ultimi tempi, della frammentazione del loro funzionamento mentale dovuto appunto, come giustamente veniva citato, anche grazie ai nuovi studi delle neuroscienze, alla dissociazione fra aree corticali. Tutto qua sembra lontano dalla valutazione. Giustamente invece si è detto che l'intervento interistituzionale e interprofessionale garantisce esattamente dall'esterno quell'integrazione che quel cervello danneggiato non riesce a fare, danneggiato dalla traumatizzazione, ma direi, come già abbiamo avuto modo di condividere in altri incontri, da quel traumatismo diffuso di cui purtroppo gli adolescenti sono i primi portatori. Le contraddizioni della società postmoderna, abbiamo già detto altre volte, si scaricano soprattutto sui nostri adolescenti, per una serie di motivi che ora non sto a dirvi, che abbiamo condiviso. Allora anche la valutazione deve tenere presente questo quadro di insieme, deve essere coerente con lo stato della scienza, con le conoscenze che abbiamo sull'adolescente difficile, traumatizzato, proveniente da famiglie multiproblematiche. Quindi nella mia presentazione farò una prima premessa metodologica, come vedete, inerente proprio alla tecnica di valutazione, la valutazione di impatto di un progetto come quel bellissimo progetto Ponte di cui ci avete parlato, in particolare la dottoressa Nichini. Quali strumenti in generale
si usano, si possono usare per la rivelazione per la, e quale in particolare sono le caratteristiche di una valutazione quando abbiamo a che fare con gli adolescenti. Proprio per entrare nel merito della valutazione, dello specifico della valutazione con l'adolescente multiproblematico, frammentato, dissociato, di cui stiamo parlando, e quindi dobbiamo tenere presente tutti questi indici, vi presenterò due esempi di due strumenti che io ho coniato e sperimentato a lungo, entrambi di valutazione, quindi l'oggetto del nostro webinar. Entrambi beneficiano di un modello di intervento, setting psicodinamico multiplo, di cui anche questo ho avuto modo di parlare più volte con voi, quindi lo darò quasi per conosciuto, se non ricordarlo per qualche elemento caratteristico funzionale al discorso della valutazione, per poi presentarvi velocemente due strumenti, uno che ho utilizzato in un grande progetto qui a Roma realizzato con la Fondazione con i Bambini sulla dispersione scolastica, sulla prevenzione della dispersione scolastica, con 5 grandi istituti scolastici delle periferie romane, e l'altro è una griglia Gruppo Banco, anch'esso che viene dall'esperienza ventennale di direttore di un servizio per adolescenti a rischio, un servizio del municipio Roma 5 di Roma Capitale, quindi un servizio bassa soglia, dove abbiamo sperimentato uno strumento di valutazione che abbiamo poi esportato in vari contesti e che vi presenterò velocemente. Quindi questo è un po' il menu, diciamo. Allora, andiamo appunto a introdurre il tema della valutazione. Le attività di valutazione di un progetto per adolescenti difficili dovrebbero avere primariamente l'obiettivo di comprendere e misurare, come è stato detto già dagli altri colleghi a proposito dello SROI, il cambiamento generato dall'intervento. Quindi in generale, non solo in termini di valutazione economica, ma proprio in generale, cioè chiedersi: l'intervento contribuisce alla riduzione della sofferenza psichica dell'adolescente, del primo stakeholder appunto del progetto? Come e in che misura l'intervento promuove la resilienza delle famiglie, altro secondo importante stakeholder? E infine, come e in che misura l'intervento rafforza l'integrazione della rete dei servizi coinvolti, quindi docenti, servizi, assistenti sociali dei servizi sociali o giudici del tribunale minori, operatori dei diversi servizi del terzo settore, eccetera. Per raggiungere questo obiettivo, cioè per rispondere a questa domanda, la valutazione dovrebbe adottare una serie di criteri di indagine inerenti alla rilevanza, l'efficacia e l'impatto. Per rilevanza intendiamo gli obiettivi dell'intervento sono coerenti con le necessità dei beneficiari, gli stakeholder e degli altri attori coinvolti. Si diceva anche prima, bisogna sentire i loro bisogni, interrogarsi in una interazione continua con i nostri stakeholder. Come e quanto il progetto ha raggiunto i cambiamenti che intende generare? E infine, qual è la parte del cambiamento generato grazie all'attività di intervento, il famoso impatto, lo SROI di cui parlavano i colleghi prima? Il disegno di ricerca da preferire, a mio avviso, è quello che fa riferimento a un metodo misto e integrato, ma secondo la letteratura moderna dice questo, che unisce due approcci metodologici, quello qualitativo e quello quantitativo, in un singolo studio. Ecco, il tentativo che io ho cercato di mettere in pratica nei due strumenti di valutazione che vi proporrò più avanti è proprio quello di coniugare aspetto quantitativo con l'aspetto qualitativo. Gli strumenti, la valutazione utilizza sia fonti primarie, cioè i dati raccolti attraverso il coinvolgimento dei beneficiari del progetto, che secondarie, i dati raccolti attraverso l'analisi dei documenti di progetto e della bibliografia relativa al contesto e all'oggetto dell'intervento. Rispetto alle fonti primarie sono adottati una pluralità di strumenti di raccolta dati solitamente per fare la valutazione.
Questi strumenti sono costruiti a partire dagli strumenti già utilizzati dalle organizzazioni coinvolte nel progetto e comunque in stretta collaborazione con gli operatori. Vediamo quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare, che vengono solitamente utilizzati. Appunto, prima di tutto, lo citavo prima, la ricerca bibliografica, che è l'insieme strutturato di domande e opzioni di risposte, dove all'intervistato viene richiesto di individuare la risposta che più si avvicina alla propria posizione. I questionari, che servono per raccogliere informazioni standardizzate utili alla misurazione del cambiamento. E infine le interviste semistrutturate, singolo o di gruppo, che è un insieme strutturato di domande, opzioni di risposta, dove all'intervistato viene richiesto di individuare la risposta che più si avvicina alla propria posizione. Viene utilizzato per raccogliere informazioni standardizzate utili alla misurazione del cambiamento generato. E infine la griglia di temi e domande da porre all'intervistato, con grandi spazi di adattabilità al contesto e alle tematiche che emergono durante l'intervista stessa. Viene utilizzata per cogliere la rilevanza e la significatività dei cambiamenti per gli stakeholder, adolescenti, famiglie, docenti, operatori, istituzioni coinvolte nel progetto, e comprendere il processo di implementazione del progetto. Questo un po' è stato già anticipato dagli interventi precedenti. Vediamo in particolare qual è la difficoltà con gli adolescenti difficili. La valutazione dei cambi di adolescenza è un lavoro difficile in cui spesso ci si deve confrontare con il dubbio, lo scetticismo, se non proprio l'atteggiamento positivo dell'adolescente, la sua scarsa collaborazione, dovute anche alla bassa, se non inesistente, motivazione dell'adolescente a essere valutato, perché chiaramente lo vede con sospetto un giudizio dell'adulto su di lui. Molto spesso nella valutazione dell'adolescente si oscilla tra una totale negazione delle proprie problematiche e una loro esacerbata e provocatoria accentuazione. Questo chiaramente vizia l'autovalutazione che il ragazzo fa sulle proprie difficoltà evolutive. Considerato che la valutazione individuale ci fornisce di certo elementi rilevanti, ma che sono elementi relativamente influenzati, fortemente alterati dal singolo soggetto, possiamo considerare l'importanza di valutare l'adolescente all'interno del gruppo e con un gruppo di valutatori. E questa è la proposta che io ho realizzato con gli strumenti di cui vi parlerò. Visto che l'adolescente, al contrario dell'adulto, basa principalmente il suo comportamento, la sua psicologia, sull'essere parte di un gruppo. L'osservazione di un gruppo al lavoro ci permette di cogliere momenti, dinamiche, stati d'animo, reazioni emotive che molto difficilmente possono essere afferrate nella valutazione del singolo adolescente. Quindi propongo l'integrazione alla valutazione individuale, anche aggiungere la valutazione gruppale del funzionamento con gli strumenti appunto di cui parleremo, qui vedremo. Allora ecco i due esempi appunto che vi voglio proporre oggi velocemente, chiaramente apro delle finestre, non posso saturare, non posso che, perché sono strumenti complessi, non abbiamo il tempo per approfondirli. Il primo è relativo al progetto che vi dicevo prima, con ragazzi a rischio di dispersione scolastica, denominato Stelle di Periferia, che è stato selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il secondo strumento è un progetto con ragazzi a elevato rischio psicosociale, denominato Centro di Aggregazione Giovanile Spazio Giovani del Municipio Roma 5. Entrambi sono progetti del Centro Fedorampi, associazione da me diretta, che condividono entrambi i progetti una metodica di lavoro, che è il setting psicodinamico multiplo, che permette di muoversi all'interno delle quattro dimensioni appunto dell'intervento psicologico d'aiuto, come dicevo prima, il singolo adolescente, il gruppo, l'istituzione, gli adulti. Qualche parola solo sul setting multiplo, perché è funzionale a quanto poi illustrerò per quanto riguarda gli strumenti di valutazione.
con gli adolescenti molto problematici che a volte hanno un funzionamento primitivo, soprattutto quando si opera all'interno di istituzioni in grado di funzionare come ambiente di soccorso, ospedale, carcere, case famiglia, centri di aggregazione ad alto funzionamento terapeutico, centri diurni, occorre declinare specifiche e molteplici forme di aiuto psicologico per fronteggiare l'emergenza evolutiva che stanno vivendo, in modo da prevenire il ripetersi di comportamenti psicopatologici e di agiti autodistruttivi. Sono adolescenti tragicamente bloccati nella realizzazione del proprio processo di soggettivazione, di stallo evolutivo, che hanno bisogno prima di tutto di un'azione forte, di uno scrollone, al fine di aiutarli poi a riprendere il loro percorso evolutivo. L'organizzazione primitiva della mente adolescente va intesa in termini di dissociazione delle emozioni, tendenza all'agito, non pensabilità degli affetti, scissione, non integrazione fra le parti del sé, di frammentazione del sé. Quando valutiamo la presenza di tale stato primitivo della mente, che a volte interessa non solo il singolo individuo, ma anche il gruppo dei ragazzi e degli operatori in cui è inserito, ne abbiamo parlato in passato, un funzionamento primitivo tende a risucchiare nella propria modalità anche gli operatori, che finiscono poi a funzionare all'unisono con quel funzionamento primitivo, se non ci sono in campo dei dispositivi che proteggano l'equipe di operatori da questa degradazione. Quindi occorre, per evitare questa degradazione, appunto adottare specifici accorgimenti, specifici dispositivi, appunto quello che ho definito setting psicodinamico multiplo. Il lavoro con il gruppo, sia reale che interno all'adolescente, diventa a questo punto fondamentale. Considerata l'alta probabilità di rischio di fallimento del setting classico duale con questo tipo di adolescenti, ritengo che abbiamo l'obbligo di immaginare e sperimentare i nuovi setting per aiutarli, che sono proprio il setting che praticate voi. È un bellissimo esempio quello del ponte, del tipo di setting istituzionale, gruppale, multidisciplinare, multiprofessionale che questo tipo di ragazzi hanno bisogno. La prima e più importante categoria di adolescenti che può aver particolarmente bisogno dello specifico setting gruppale di cui stiamo occupando è quello degli adolescenti con un disturbo da stress post-traumatico, conseguente esperienze di abbandono, deprivazione precoce, abuso, maltrattamento, strumentalizzazione da parte dei genitori ai loro scopi psicopatologici o provenienti da famiglie multiproblematiche. Una mente traumatizzata è organizzata per difendersi attivamente dai legami umani e dal provare emozioni, perché queste sono appunto traumatizzanti. Dobbiamo tenerlo presente nell'intervento e quindi poi di conseguenza essere coerenti nella valutazione dell'intervento, dobbiamo tenere presente questa complessità. Il setting psicodinamico multiplo, che ho sperimentato a lungo in quest'ultimo ventennio, dopo le prime esperienze presentate in fare il gruppo con gli adolescenti e ultimamente aggiornate appunto nel libro, ringrazio il professor Vitiello per averlo citato, Gruppo Evolutivo e Branco, prevede un'estensione del metodo psicodinamico al fine di renderlo appunto usufruibile per gli adolescenti traumatizzati che non hanno la capacità di simboleggiare e di mentalizzare la loro sofferenza. Permettete un piccolo spot sull'ultimo, è appena fresco di stampa, sono molto legato a questo libro perché tra l'altro presenta la griglia, che è uno strumento di cui poi andrò a parlare. Quindi dicevo che è un metodo caratterizzato dalla molteplicità di interventi: la psicodinamica di gruppo, lo sportello psicologico individuale, l'accompagnamento individualizzato anche all'apprendimento, il gruppo esperienziale, la supervisione psicodinamica e la mediazione interistituzionale per gli operatori. Gli ultimi tre interventi, gruppo esperienziale, supervisione psicodinamica e mediazione interistituzionale, servono appunto a non far degradare l'intervento istituzionale al funzionamento primitivo della mente adolescente. Perché se no, senza questi dispositivi di aiuto a chi cura, di cura di chi cura,
inevitabilmente o molto probabilmente l'istituzione finirà per funzionare in termini degradati. Questo l'abbiamo osservato in diversi contesti, sia in carcere, sia in ospedale, sia in casa famiglia, sia in comunità terapeutica, sia in centro di uso. Interventi integrati fra di loro che intervengono sui diversi fattori individuali e gruppali della componente adolescente e di quella adulta, che si intrecciano all'interno degli ambienti educativi e di cura e del campo mentale che vi si costruisce, contrastando così il rischio di degradazione istituzionale. Ne abbiamo parlato in passato, qui non approfondisco questo tipo di temi, vi do un po' ormai per acquisiti con voi grazie al lungo rapporto che abbiamo sviluppato. Allora, la presa in carico non può che essere integrata, multipla, non è più individuale di una unica istituzione, c'è una presa in carico multipla. L'intervento interistituzionale, quindi, vediamo quali sono le modalità di questa presa in carico. Lo dicevo prima, l'intervento istituzionale che implica la presa in carico condivisa tra i diversi servizi per l'adolescente multiproblematico attraverso un supervisore imparziale estraneo a tutte le istituzioni in campo, che, perché questa, come dire, questo setting governato da un esperto esterno alle istituzioni garantisce l'imparzialità dell'intervento e garantisce a tutte le istituzioni in campo di parlarsi con un arbitro esterno, neutrale, che li aiuta appunto a superare le logiche istituzionali, che a volte sono logiche perverse, e a curare le logiche istituzionali, conquistando un lessico comune, una fiducia comune e conquistando, come dire, il focus sul caso, cioè sull'adolescente sofferente, superando invece quello che succede molto spesso, il focus sul conflitto interistituzionale. L'operare nel territorio, lavorando in rete con le famiglie dei ragazzi che sono regolarmente convocate a farsi parte attive del progetto di recupero dei loro figli, contattando le diverse istituzioni, scuole e servizi sociosanitari e incontrando le persone, per esempio gli amici del ragazzo, la classe del ragazzo che diceva giustamente prima la professoressa Catenazzo che resta a scuola. La continua attenzione ai diversi ruoli, alle funzioni e mandati istituzionali delle persone che sono coinvolte nel processo di crescita e di cura del ragazzo, l'attenzione agli aspetti concreti dei contesti in cui vive il ragazzo, la riprogettazione continua dell'intervento a seconda dei risultati ottenuti e dei fallimenti registrati, che con questo tipo di ragazzi dobbiamo sempre mettere in conto. Allora, ecco il primo caso, il primo strumento che vi presento velocemente, spero di non essere... Antonella, la prego di darmi i tempi, io poi mi fermo appena il mio tempo è scaduto, quindi non ti preoccupare di bloccarmi. Allora, il primo caso è quello di questo strumento di valutazione integrata e multifattoriale del rischio individuale di dispersione scolastica. È uno strumento che integra l'analisi dei fattori provenienti da tre diverse aree del disagio psicologico dell'adolescente a scuola, quello che appunto produce il drop out, la dispersione, il contesto socio-economico di provenienza dello studente. Ricordiamoci che non possiamo giudicare nella stessa maniera ragazzi che provengono da contesti diversi, lo diceva Don Milani, non possiamo valutare nella stessa maniera ragazzi che sono diversi, perché quella è una grande ingiustizia, va tenuto presente questa diversità nella valutazione, cosa che viene raramente fatta dalla scuola italiana. Gli stessi invalsi così nozionistici tradiscono questo principio che pure in tutta la normativa scolastica italiana e internazionale. L'area affettiva e relazionale e infine l'area della fragilità cognitiva relativa alle singole potenzialità intellettive. Ecco, una valutazione multipla
equa, giusta, implica l'integrazione di questi fattori, di questi indici nel modello valutativo. Questa scheda raccoglie dati su ciascuno studente da 8 fonti diverse, tra cui, oltre agli insegnanti e genitori, poi ne parleremo, vi dirò come, ci sono fonti di valutazione date da dei psicologi che intervengono in classe per attivare dinamiche di gruppo e che hanno realizzato una diagnosi individuale attraverso un test sulla dispersione scolastica ai ragazzi delle classi del progetto coinvolto, questo progetto Stelle di Periferia a cui faccio riferimento. Il test è un test che molti di voi conosceranno, specifico sul rischio di dispersione scolastica, l'ACES. Gli educatori professionali che operano nei centri di aggregazione scolastica pomeridiana che abbiamo attivato nel progetto, quindi tenendo la scuola aperta il pomeriggio, dove aiutiamo i ragazzi non solo a fare i ragazzi più a rischio, non solo a fare i compiti, ma a fare gruppo, appunto, a fare comunità, a stare insieme, a fare attività espressive, laboratori, e come giustamente diceva Antonella, non sono laboratori occupazionali, ma è il proseguimento dell'attività di conoscenza di se stessi, di esplorazione del mondo e dell'altro, che dall'attività conoscitiva classica utilizza altri strumenti, questi espressivi, fino a quella degli stessi ragazzi a cui chiediamo di autovalutarsi attraverso l'elaborazione di una loro carta d'identità. La scheda ha permesso di individuare fin dai primi giorni di scuola i ragazzi più a rischio di dispersione scolastica, che sono stati inseriti in un progetto specifico di intervento. Questo intervento dura da 3 anni, quindi riguarda sia delle scuole medie che delle scuole superiori. La scheda ha permesso la progettazione di percorsi educativi e formativi flessibili e coinvolgenti, in grado di motivare gli alunni a rischio nello sviluppo delle proprie risorse, attitudini e punti di forza. Il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie all'interno dei processi valutativi e dei processi di insegnamento e apprendimento rappresenta un ulteriore vantaggio offerto dalla scheda. Allora, la scheda prevede l'osservazione sistematica dello studente sia nel contesto scolastico la mattina che in quello extrascolastico, questi centri di aggregazione scolastica di cui vi parlavo prima. È infatti la sistematicità dell'osservazione e non l'occasionalità che può fornire informazioni utili al docente per la valutazione. I ragazzi, quindi, queste osservazioni che facciamo il pomeriggio vengono elaborate con degli schemi abbastanza uniformati, standard, offerti ai docenti per integrare la loro valutazione. Il ragazzo a rischio viene osservato sia all'interno del gruppo classe, da questi colleghi psicologi che intervengono a attivare la dinamica di gruppo per attivare nel gruppo la solidarietà. Il gruppo classe è un ambiente di crescita portentoso, è un acceleratore della crescita e anche quindi dell'apprendimento, se lo sappiamo attivare. E quindi questo è l'obiettivo dell'intervento psicodinamico in classe. È anche all'interno dei momenti gruppali che si svolgono il pomeriggio. L'osservazione può essere efficace se è ben definito l'oggetto della nostra attenzione, poi vi dirò su questo, è un'osservazione mirata. La scheda si focalizza su 8 principali fonti, in cui ognuna pesa indifferentemente, che raccolgono dati da 8 diversi punti di vista, quello dello studente, del docente, dello psicologo, dell'educatore e del genitore. Ecco le 8 fonti, velocemente. Come vi ho detto all'inizio dell'anno, col percorso, quindi prima media, prima superiore, col percorso che realizziamo, si fa questo test e si fa la carta d'identità. Vedete che pesano in maniera diversa i punteggi grezzi, e poi qui dovrei entrare nella tecnica della scheda. Comunque, abbiamo realizzato una scheda che alla fine dà 1000 punti. 1000 punti significa, cioè registrato 1000 punti ed è rarissimo, che hai il massimo del rischio di dispersione scolastica in tutte le aree, cosa per fortuna quasi mai esistente.
Ecco, qui vedete come il punteggio che vedrete dopo, sul caso che vi dirò, da dove viene ricavato, così comprendete nel caso specifico che vi presenterò che il significato di quei punteggi. Quindi il test psicologico, come vedete, pesa tanto, come l'osservazione psicologica del gruppo classe e la frequenza di rendimento scolastico. Sono i tre indici che abbiamo fatto pesare di più. Però c'è un'intervista anagrafica dove il ragazzo racconta appunto la sua casa, la sua famiglia, il suo quartiere, quanti libri ci sono in casa, se ha un luogo per studiare, se i suoi genitori sono laureati o meno, no? Quelle differenze di partenza di cui parlavo prima. La valutazione che ha fatto il consiglio di classe nell'anno precedente, quindi anche quello viene. L'osservazione nel gruppo classe che fanno i psicologi, l'osservazione il pomeriggio e poi abbiamo la frequenza e il rendimento scolastico alla fine dell'anno scolastico e le informazioni che forniscono i genitori. Ecco, queste sono le fonti di questa scheda. Quindi la scheda di valutazione attraverso un'attribuzione di punteggi quantifica tutte le informazioni e restituisce una fotografia completa del ragazzo sotto forma di istogramma. Ne risulta immediatamente individuabile l'area più a rischio. Si tratta della dimensione del ragazzo che può influenzarne maggiormente il rendimento, cioè risulta così abbastanza facile anche capire il livello di rischio di dispersione scolastica dello studente. Una volta ultimata, la scheda di valutazione viene condivisa con il ragazzo stesso e con la famiglia, quindi diventa uno strumento dinamico che produce cambiamento, non è solo una fotografia, è anche un film, diciamo. Essa vuole essere infatti prima di tutto occasione di consapevolezza e di confronto, è uno strumento di riflessione sulle aree di miglioramento in cui lavorare lui, ma in cui lavorare noi, giustamente, diceva la professoressa Catenazzo, cosa misuriamo? Misuriamo intanto noi stessi, l'efficacia del nostro intervento e come rimodularlo a seconda delle aree di difficoltà del ragazzo. Ecco, questo è un caso specifico. Vedete, queste sono le otto fonti, i punteggi, il punteggio alto, 85 su 100 è molto alto, vi ricordo dalla slide precedente, vedete che, ah no, scusate, 150, comunque è molto alto. Allora, questi sono il punteggio che il ragazzo ha raggiunto sia all'inizio che durante l'intervento, perché le osservazioni in classe, il pomeriggio, quindi siamo a fine anno scolastico, quindi ci dà un punteggio standard di 358 punti, dove vediamo subito le tre aree più problematiche del ragazzo. Quindi l'area, cioè, il consiglio di classe individua bene insieme al test psicologico e quanto rilevano i genitori il rischio del ragazzo. Ecco, lo vediamo subito con l'istogramma. Mentre nell'intervista, nella carta d'identità, vedete dei punteggi bassi. Questo che ci dice? Che il ragazzo ha poca consapevolezza di quel rischio che misuriamo sia col test sia attraverso l'osservazione esperta, la più esperta che fanno i docenti sul ragazzo. E vedete quanto il test psicologico è predittivo di quello che, perché sono cieche queste otto fonti. Cieche significa ognuna non sa dell'altra. Cioè gli psicologi che hanno elaborato il test ACES non sapevano della valutazione del consiglio di classe, valutazione fatta l'anno precedente del ragazzo. E entrambi ci danno un livello alto di rischio. Vedete? Quindi abbiamo un punteggio, quindi una valutazione qualitativa diventa quantitativa. Allora, quindi la predittività, ve l'ho detto, il ragazzo non aveva consapevolezza e il miglioramento. Ah, ecco, questo è importante, scusate. Quindi la terza considerazione che ci permette di fare è che il ragazzo ha migliorato il proprio rendimento scolastico nell'arco dell'anno, vedi la fonte numero 7. Il buon comportamento del ragazzo durante l'anno in corso, sia all'interno del centro di aggregazione scolastico che in classe, sembra documentare in maniera quantitativa il buon effetto sulle prestazioni e sul comportamento del ragazzo da parte del progetto. E quindi questa è una valutazione individuale.
Ne abbiamo ovviamente, poi ne stiamo facendo un'elaborazione statistica per tutto il campione, sono 1150 ragazzi, 600 campione di controllo, 550 campione di controllo, 600 erotti, campione sperimentale su cui si fa l'intervento, e abbiamo per esempio dei 303 ragazzi, che sono i ragazzi a rischio, coinvolti, diciamo, dove abbiamo applicato la griglia, vedete che c'è un 78% di ragazzi che ha migliorato il rendimento scolastico. Quindi stiamo parlando di tutto il campione, dei 300 maggiori a rischio di dispersione. Sono ragazzi che hanno migliorato, soprattutto quelli della scuola media Venezia Giulia di Roma e dell'istituto, questo è un liceo Lattanzio, nonché della scuola media che hanno tenuto. Un po' di meno abbiamo registrato, ed è indicativo, soprattutto questa Donati, che è una scuola di periferia, una scuola superiore, che ha registrato di grandi difficoltà dovute al turnover di docenti e di dirigenza, mancanza dell'edificio scolastico che è stato dovuto essere ristrutturato, non a caso vediamo che ha questo risultato più basso. Questo è il primo strumento. Se ho tempo andrei al secondo strumento, chiedo al moderatore Antonella. Sì, abbiamo circa 5 minuti massimo. Minuti, e sono quelli molto interessanti, devo dire, molto molto interessante. Purtroppo il tempo è tiranno. No, grazie professore. 5 minuti mi servono. Quindi questa è la seconda, la griglia gruppo branco. La accenno solo perché poi avremo modo di discuterla in un seminario che abbiamo previsto in futuro con gli operatori. Ci permette di capire come funziona un gruppo di adolescenti e di avere dei parametri precisi di valutazione del funzionamento del gruppo attraverso l'oggettivazione dell'osservazione scientifica realizzata col metodo dell'adolescent observation della dinamica del gruppo di adolescenti. Ho avuto modo anche di questo di parlare con voi a Torino. I beneficiari ideali dello strumento sono proprio gli operatori dei servizi a bassa soglia, come esempio gli operatori dei centri diurni riabilitativi psicosociali vostri del territorio piemontese, cioè di tutti quei nuovi servizi per adolescenti che coniugano l'intervento clinico con quello educativo. Voi siete un'eccellenza, purtroppo in tutta il resto del paese non ce l'abbiamo questo tipo di servizi. L'obiettivo è di implementare la loro specifica competenza, quella degli operatori, dell'osservazione, che a sua volta richiede vi ricordo che l'osservazione è il primo principio della scienza. La scienza parte dall'osservazione. Il metodo scientifico non può fare nulla senza l'osservazione empirica, che a sua volta richiede di possedere nel suo significato più profondo, di conoscere alla perfezione, padroneggiare, un ben radicato e approfondito modello teorico di riferimento accompagnato da tanta esperienza sul campo, appunto quella che hanno maturato chi lavora tutti i giorni e per tante ore con gli adolescenti in gruppo all'interno dei servizi educativi e di cura. Quindi è per loro questo strumento, per facilitare il loro lavoro. La composizione della griglia si presenta strutturalmente e teoricamente molto organizzata e dettagliata, in quanto riesce a cogliere gli aspetti salienti della vita del gruppo adolescenziale. Essa si basa su una serie di 11 parametri valutativi suddivisi in due parti. I primi 6 dedicati alla valutazione del funzionamento del gruppo al momento in cui lo incontriamo, quindi è una fotografia. Gli altri 5 alla valutazione del percorso del gruppo, quindi è più un film, cosa si è mosso dentro la dinamica che abbiamo organizzato in quel gruppo. Per ciascuno di questi 11 parametri la griglia individua 3 differenti possibilità valutative che permettono di collocare quanto osservato lungo un continuum che, partendo da un estremo caratterizzato da modalità di funzionamento adeguate e funzionali, quello che io definisco il gruppo evolutivo, arriva all'estremo opposto, contraddistinto da uno stato fortemente disfunzionale,
patologico e primitivo che è il funzionamento tipo branco, passando per una fase intermedia contrassegnata dalla presenza di un intervento psicoterapico che favorisce la regressione, il gruppo in assunto di base. Una tabella finale riassuntiva, un vero e proprio quadro sinottico, conclude la scheda e permette appunto la quantificazione degli indici prima riportati. È interessante, nel caso che vi presento adesso, vedere come questo gruppo è stato realizzato in un gruppo di adolescenti in un istituto penitenziario minorile, raggiunga da una posizione iniziale di funzionamento tipo branco una posizione di funzionamento solitario del gruppo evolutivo. Questo grazie alla conduzione esperta degli operatori, da me a questo scopo formati. Ecco, scusate, ecco la griglia, vedete? La griglia ha questi indici, quelli che vedete nella prima colonna alla vostra sinistra. Cioè, per fotografare il gruppo ci dice che tipo di gruppo è, come è stato costituito il gruppo, qual è il modello inconscio prevalente, il tema emergente nell'interazione gruppale, le modalità di presentazione del tema, il ruolo del gruppo. Ovviamente non posso entrare nel merito, però come vedete nel caso di specie che vi sto presentando abbiamo qui un punteggio alto nel funzionamento tipo branco. Diversi items sono siglati in un funzionamento tipo branco e pochi items nel funzionamento, diciamo, più sano, gruppo evolutivo. Questa è la prima, l'inizio. Poi vediamo, scusate, ho perso la slide. Ecco, scusate. Poi abbiamo cosa è successo durante il percorso. E vedete che qui, per forza fa così, Vedete che, ecco, si capovolge la situazione alla fine del percorso. Molti più items siglati nell'area del gruppo evolutivo, la seconda colonna, quella del gruppo evolutivo, e molti meno items dell'inizio siglati nel funzionamento primitivo tipo branco. Questo quantifichiamo. A quel punto vediamo anche il tipo di presenza dell'adulto, qual è stata. A questo punto vediamo che l'esito finale è un punteggio alto, 11, nel funzionamento della prima colonna, gruppo evolutivo, e un funzionamento relativamente basso nel funzionamento tipo branco. Siamo in carcere, è normale che, voglio dire, questo funzionamento ci sia, ma è stato, potremmo dire, bonificato dall'intervento gruppale degli operatori e ne abbiamo una fotografia, come dire, quantitativa, qualitativa. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero per questa presentazione così interessante proprio dal punto di vista metodologico, perché vuole catturare dei concetti e dei domini che sono difficili e sfuggenti in un modo ovviamente quantitativo ed è particolarmente interessante e valido come approfondimento. Richiederebbe ovviamente una discussione molto più lunga di quanto purtroppo possiamo permetterci questa mattina. Grazie ancora, dottor Biondo, e vorrei a questo punto ritornare un attimino alla dottoressa Marina Merana, che se è in linea adesso potrebbe aggiungere i suoi commenti a questo progetto. Sì, grazie professor Vitiello, sono in linea, mi sentite ora, spero. Mi sentite? Io sento, posso parlare. Grazie, vi ringrazio, vi chiedo scusa per il disservizio, ho avuto un problema col microfono del PC, ma sappiate che vi ho sentito, ho seguito tutta la mattinata, difatti era una situazione imbarazzante perché io vi vedevo, mi sentivo chiamare dal professor Vitiello e non riuscivo ad interagire ed è stata una sensazione
che mi ha ulteriormente fatto riflettere sul tema che avevo preparato, cercato di sviscerare per i miei saluti, che era il tema dell'importanza della connessione. È quasi, come dire, una specie di nemesi storica, no? Quella che non riuscivo a parlare di ciò per un motivo di connessione. Perché volevo dirvi questo? Beh, intanto volevo ringrazio per l'invito, fin dall'inizio ho aderito entusiasticamente alla proposta della dottoressa Nichini, che sa quanto questi temi mi stiano a cuore e quanto a volte mi sia autoinvitata, ecco, ad iniziative che li trattavano, proprio perché credo che dobbiamo sempre di più lavorare in servizi a filiera tra sanitario e sociale e anche la scuola. Quindi il tema della connessione lo ponevo in questi termini. Torino è una città molto ricca, ci siamo sentiti dire nell'ultimo intervento che abbiamo delle eccellenze che in altre parti d'Italia non abbiamo. Credo che le abbiamo in tutti gli ambiti, sociale, sanitario, scolastico e nel privato sociale. Il ruolo delle fondazioni sicuramente è stato molto importante nel produrre N progetti ed N servizi. Proprio per questo abbiamo una grande responsabilità, che è quella di connettere questi progetti per farli diventare percorsi delle persone. Guardate, io conoscevo l'esperienza del ponte tra ospedale e territorio, non la conoscevo così bene come oggi ho potuto approfondirla, e credo che dobbiamo davvero trovare il modo di fare una cultura comune di tutte queste nostre esperienze, di farne un patrimonio che ci consenta, ogni volta che ci sono delle deviazioni di percorso da parte delle persone di cui ci occupiamo, di attivare la risorsa giusta, perché di risorse ne abbiamo tante, ma a volte il problema è far incontrare la persona con le risorse di cui ha bisogno in quel momento. Quindi io credo che dobbiamo tutti assumerci di più questa responsabilità di accorgerci di chi manca nelle nostre reti quando ci mettiamo a costruirle e di vedere i nostri interventi non tanto dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista di chi ne fruisce. La mancata connessione mi ha fatto anche riflettere sulla fatica che a volte fanno i nostri interlocutori a raggiungerci, a parlare con noi, quindi credo che su questo dobbiamo fare ancora della strada, nonostante le eccellenze torinesi. E in particolare chiudo suggerendo un approfondimento che chiederei in particolare di poi sviluppare, ecco, in futuri incontri, magari anche più operativi, se potessimo arrivare ad avere una checklist, come dicevamo anche a proposito del ritiro scolastico, di indicatori precoci di situazioni che possono deviare, che possono portare a problemi seri negli adolescenti, io credo che riusciremmo con gli strumenti che abbiamo, perché come nella relazione con i servizi di neuropsichiatria infantile del territorio, vedo il dottor Pirro, intercettiamo anche precocemente delle situazioni, ma forse abbiamo bisogno di un'impostazione più clinica nel poterle riconoscere. Vi ringrazio tutti, vi chiedo scusa per i disservizi precedenti, spero di aver in parte diciamo così recuperato. Grazie a tutti. Grazie per quei pensieri, dottoressa Merana. Ora vorrei aprire abbiamo qualche minuto per discussione, per domande, per precisazioni, chiarimenti. Se volete intervenire, forse il modo migliore sarebbe di indicarlo nella chat, oppure, visto che non abbiamo tantissimo tempo, anche se qualcuno vuol parlare, apre il microfono e fa dei commenti o delle domande Sì, vorrei fare un commento, professore, se me lo permetti, perché prego. Io volevo esprimere un ringraziamento davvero a tutti. E stamattina ho imparato tante cose. La cosa che più mi ha colpito, mi ricollego all'ultimo intervento della dottoressa Merana, è quello del
dottor Biondi in particolare, che ho avuto modo di conoscere, si è fatto crescere la barba, ma levatilla sta barba, dico io, lascia perdere, sei più bello senza barba, vai. Allora, mi ha colpito lo sforzo, che ormai è diventato uno sforzo che spero entri nel nostro più profondo genoma, quello della quantificazione e del tentativo di trovare una metodologia di intervento e di misurabilità alle nostre attività. Questo io credo che sia oggi l'acquisizione di una grandissima metamorfosi, una grande trasformazione. Guardate, 10 anni fa non sarebbe stato possibile immaginare l'introduzione di ciò. Quindi mi pare che oggi io mi porto a casa questa grandissima soddisfazione di aver trovato una circolarità di pensiero, oltre che di motivazione, di aver trovato una condivisione all'introduzione di metodologie sempre più scientifiche in ordine alla misurabilità dell'efficacia dei nostri interventi e quelli dell'appropriatezza. Quindi richiama anche l'intervento della dottoressa Merano. Effettivamente alcune volte il problema non sta nel non avere la risorsa, ma quale risorsa appropriata per quella situazione. E quindi avere a disposizione degli strumenti valutativi, compreso quello che mi ha molto colpito e quindi vorrei in qualche modo poi riflettere su quella della valutazione, la dimensione anche gruppale, non solo individuale, questo potrebbe aiutarci molto a renderci conto, a riorientare in senso sempre più qualitativo e di appropriatezza gli interventi che noi operiamo. Altra questione molto è la presenza della scuola, quindi un punto fondamentale, cioè il ragazzino che non va a scuola, non svolge un compito evolutivo, in qualche modo si misura con un senso di assoluta inadeguatezza e quindi poi rischia anche di rientrare in quel sconfinato esercito che sta diventando dei NEET, per cui noi davvero c'è un disinvestimento sul capitale umano del futuro. Quindi abbiamo l'obbligo come operatori, come responsabili dei servizi, di approfondire su questi temi e quindi quella connessione, circolarità interistituzionale ci può aiutare. Io sono ovviamente disponibile da subito, grazie. Grazie Orazio, se ci sono altri commenti. Mi sembra che sia stata una giornata, una mattinata molto densa, molto interessante, che mostra chiaramente l'importanza che questo tipo di tematica della continuità assistenziale tra l'ospedale e il territorio rivesta da un punto di vista clinico e da un punto di vista sociale, da un punto di vista educativo. E poi un'altra considerazione di quanto sia effettivamente difficile poter valutare l'impatto, non perché non ci sia, ma perché è così vasto l'impatto che possiamo pensare, no? Anche perché va proiettato nel futuro, quindi è ovviamente una stima che va fatta, e va fatta semplificando le cose, quindi sapendo che ogni volta che semplifichiamo perdiamo della granularità, perdiamo dei dettagli, però dobbiamo farla, perché in questo modo riusciamo a convincerci, a convincere altre persone che quello che facciamo è effettivamente valido, oppure può essere anche migliorato e quindi è un modo di avere una metrica che ci consente di autovalutarci nel tempo e di perfezionarci in quello che stiamo facendo. E abbiamo visto quindi diverse metodologie che sono state offerte, quella del ROI, quella che il dottor Biondo ci ha presentato, che è una matrice che coinvolge diversi domini di funzionamento a diversi livelli, tutti molto, molto interessanti, che ci arricchiscono e che immagino verranno utilizzati sempre di più e perfezionati nei prossimi anni. A me quindi penso che questi sono i messaggi fondamentali che ho acquisito da questa mattinata di grande interesse. Vorrei dare la parola, se non sono commenti e non li vedo nella chat, vorrei chiedere a Antonella adesso di fare magari delle considerazioni conclusive, visto che è stata, diciamo, l'organizzatrice, la coordinatrice di questa giornata. Antonella, sei... Sì, ci sono.
Grazie a tutti. Io volevo appunto fatto una considerazione, condivido quanto ha detto adesso il professor Vitiello, questo sforzo di coniugare diciamo la dimensione qualitativa e quella quantitativa in una prospettiva di miglioramento. Vorrei davvero oggi, forse la considerazione di oggi è legata alla percezione molto chiara che davvero questo ponte sta dentro le istituzioni, e oggi ho sentito più che mai, come dire, questa attenzione delle istituzioni tutte quante rispetto all'importanza e al valore e al suo riconoscimento, che era questo nostro obiettivo, no? Se quindi nell'ambito di un progetto che è partito un po' in sordina e che ha trovato il suo posto, un anello importante interistituzionale. Quindi io direi che adesso procederemo su questa strada anche traendo quindi spunto da questa ultima soprattutto relazione del dottor Biondo, con cui abbiamo in mente di proseguire la collaborazione. Quindi annuncio già che probabilmente ci sarà un seminario di approfondimento su questi aspetti della griglia, con possibilità di ampliare la ricerca, quindi il ponte come promotore proprio di nuove connessioni. Grazie a tutti, e soprattutto non è stato possibile ringraziare tutta l'equipe che sta dietro al progetto, e dicevo io sono solo un rappresentante, in modo particolare chi porta avanti più direttamente il progetto, che sono gli educatori della cooperativa Mirafiori in collaborazione con educatori di Casa Oz, insegnanti della scuola in ospedale, tutti i colleghi neuropsichiatri, psicoterapeuti, infermieri, specializzandi che sono appunto nelle istituzioni ma che fanno parte del progetto. Grazie. Bene, altri? No? Sì, volevo solo aggiungere una nota proprio di quasi di colore, ma molto significativa. Visto il termine ricorrente di connessione che sento mai da tutti oggi, e anche l'ultimo riferimento che ha fatto la dottoressa Merana, volevo solo ricordare che proprio poco tempo fa, girando per Torino, ho letto un manifesto pubblicitario dei musei torinesi che recitava proprio che l'arte è la più antica forma delle connessioni. Quindi fa il palio con quello che anche dicevamo prima rispetto alla bellezza, all'arte, alla sua, diciamo, alla sua capacità anche di contribuire ai processi riabilitativi e di integrazione dei ragazzi. Quindi grazie anche ai musei che mi hanno sollecitato e anche suggerito un po' il tema con cui sono intervenuto. Grazie del commento. Quindi siamo arrivati pure al termine di questa mattinata, molto molto interessante. Ovviamente ci saranno altri appuntamenti, altri aggiornamenti, quindi è un lavoro in progress, e quindi ci proiettiamo nel futuro partendo dalle basi che mi sembra sono abbastanza solide per confermare che quello che si fa con questo progetto ha una grande valenza a diversi livelli, non solo a livello clinico per i nostri pazienti, ma anche sulle loro funzionalità a livello sociale, a livello educativo e per il loro futuro poi come adulti. Ringrazio in particolare coloro che hanno presentato i dati o le idee di questo progetto, i commenti che hanno fatto, le metodologie che hanno illustrato. E ringrazio anche voi che siete stati qui tutta la mattina a sentire di questo progetto. So che avremmo avuto, forse sarebbe stato meglio se avessimo avuto più tempo per aprirci poi anche a un dialogo e a una connessione e a dei commenti più allargati, ma il tempo è quello che è, e quindi ci aggiorneremo alla prossima. Grazie.